Cari amiche ed amici di Kenobi's Watch Production, questa è la Keno Svizzera e come sempre da Ginevra al Cottiere Luci Rosse ci sono Antonio Xassales Bellotta e Flavio Collateral Pisani. Vitturini stasera non poteva, il resto della banda è in arrivo nelle prossime mesi, settimane e noi siamo qui per celebrare il sacro rituale di Reds. Eccolo qua, il gioco lisergico, questo shmup matto nel sedere diventato leggenda di Tetsuya Mizuguchi, altra leggenda comunque dell'art game, possiamo dirlo comunque, sì, del gioco, sì. Così comunque un personaggio sempre che è partito dai segarelli, letteralmente proprio è partito, non nel senso che si faceva segarelli all'epoca, era arte, i pugnettoni era arte comunque segarelli, per poi arrivare alle droghe pesanti, perché lui sbarca in Europa, scopre il mondo delle droghe pesanti e quindi fa Reds e tanta altra bella roba di cui discuteremo un po' più avanti. Che faremo stasera? Allora, stasera partiremo dall'incarnazione di Reds primigena, che è quella su Dreamcast. E per dimostrarvelo, infatti, abbiamo qui un vero Dreamcast che forse potete vedere. Aspettate, non da qui, ma se clicco qui, probabilmente. Eccolo là! Il Dreamcast giallognolo, eccolo lì. Su cui sta girando una copia di Reds, che non è effettivamente questa qui, ma è quella presa europea dal GDM. No, è sempre è la giapponese comunque. Ah, okay. Ma la giapponese aveva al suo interno praticamente tutti i linguaggi comunque. Okay. Quindi vede che è un Dreamcast europeo. Erano tutte identiche le versioni sostanzialmente. E per poi passare alla sua incarnazione ultima, cioè quella di Reds Infinite, il remake uscito un paio di anni fa, che guarderemo anche nella sua versione in VR, che è effettivamente la morte sua, perché Reds secondo me va visto in VR. Ok. Devo dire che prima abbiamo operato un attimo se funzionava. Il Bellotta ha dovuto staccare la spina perché me l'ho chiuso malissimo. Allora, la serata romana. Scusate, stavo facendo l'intro e non me la sono cagata. La serata romano antica, non mi è dispiaciuto, la butto lì. Fareste una serata preistorica con giochi su cavernicole e tutto il resto? Non tanto per i giochi, per vedervi. Che cazzo c'è fuori? Che c'è? Viene da fuori, però. Si senti il puzzo. Di che? Di morte, tipo. Ma è quel bruciatino che c'è perché ho bruciato un po' le verdure? No. No, non puoi essere tu. È tipo morte seria. È vero. Ragazzi, c'è un odore di morte assurdo. Viene da fuori. Ma è morte proprio in putrefazione. Scusate. Ma che è morto un altro tizio? No, Bellotta, basta. Viene da fuori? Sì. Metti la testa fuori. No, ma lo sento da qua. Scusate, ragazzi, c'è tipo un odore di morte assurdo. Comunque sì. Anche per solo per vederci vestiti di pelli d'orso, prendendo clave e mettendo suoni gutturali, sarebbe molto bello. In realtà, sappilo che noi abbiamo a questo punto sì, perché porca puttana. Noi abbiamo questa pagina su cui io, Fabio e Andrea scriviamo le idee per possibili serate. Sappi che serata preistorica era lì. Quindi la faremo assolutamente. Però a questo punto devo andare a chiudere la finestra, sì, di là. Perché sennò stanotte dormo sbocchi con questo simpatico odore di morte. No, dormi la bomba. Cazzo, se no stanotte. Perché non riesci a dormire così? Ma una cosa terrificante, ragazzi. Mai sentito un... No, nell'armadio delle console profuma di fiori di campo. Ma sarà qualcuno avrà buttato qualche cesso per strada? Ma che cazzo ne so, vabbè. Mi sembrava veramente tipo, sai, quando concimano i campi con la roba Si sente pure ora, infatti. Vabbè. Ah, ragazzi. No, bello, scusa. Mi chiama da fuori. Viene dalla tomba di Reinhardt. Giustamente dice Dario. La tomba di Romo l'hanno portata qua, ragazzi. In realtà l'hanno portata qua. Infatti, metano, lo stesso odore in grandi sensazioni. Non ho il metano a casa. Io non c'è il gas di città. Il metano è in odore, qui, ragazzi. Il metano lo addizionano per farlo. Sì? Mi pare di sì. Mi pare, cioè, un amico mio mi disse così. Poi non so se è vero. Amico, il padre di questo amico lavorava a Little Gas. Mm-hmm. E una volta dovevano arrestare un delinquente molto pericoloso, che avevano paura che scappasse, facesse il bordello, eccetera. Allora, per prenderlo senza fare casino, hanno sparso l'odore che aggiungono al gas in giro per il quartiere. Mm-hmm. Sono venuti i pompieri con quelli dal gas e alcuni hanno dei poliziotti. Hanno detto, no, dobbiamo evacuare l'edificio, una fuga di gas, così è. E mentre evacuano l'edificio l'hanno preso e hanno portato. Veramente? Fantastico. Ciao, Asmo CCCP! Allora, cominciamo però la serata con il momento fetish. Possiamo iniziare la serata con il momento fetish. Facciamo vedere una copia originale di Reds giapponese. Questa l'ho comprata in Giappone. E questa è... Ah, non c'è qua. Qua non c'è. Giapponese originale. Dopo lo facciamo.
È una copia che ho comprato in Giappone. Tra l'altro è il gioco più costoso che ho comprato in Giappone, ma lo volevo assolutamente. Infatti guardate il prezzo, che in realtà non è questo, l'ho pagato un po' meno, l'ho pagato 4.800 yen, ma comunque sono 40 euro. Ed è comunque il gioco più costoso. Che fai? Gliela lasciavi? No, no, non gliela lasciavi. Ed eccola qua, questo è il disco originale, il CD-ROM originale di Rez. Guardatelo nella che sua... Non tu, è tipo vuoto. No, 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 erano scritti strani, no, okay. CD-ROM, avevano un formato particolare. Magari c'è la traccia così. Audio che ha una, un pitch diverso delle tracce. Sì, forse. Tra l'altro guardate che ha questa... Aspettate, si vede meglio così in realtà. Ha stampigliato sopra sostanzialmente le varie fasi dell'evoluzione del personaggio di Rez. E diamo anche un'occhiata un poco al libretto, che non me lo ricordo particolarmente ricco. Tra l'altro guardate qui, i giapponesi quando compri le cose hanno questo, questa analità totale, per cui lasciano tutte le cose dentro. C'è questo coso, penso per la garanzia, cose del genere. Dice Red. Per la garanzia, spedire il coupon a, a San Giuseppe Vesuviano, via Okinawa. Via San Gennariello, Okinawa, sostanzialmente. E poi invece c'è il libretto che facimmiello proprio in tema. Guardate qua, con gli screenshot tagliati del gioco, la storia che poi poco alla volta vi racconterò. E no, è molto bello. Tra l'altro ti dice puoi mettere il coso della vibrazione, che infatti abbiamo, quindi stasera vibreremo anche sulla cosa. E non solo, che se lo puoi mettere, che infatti sì, perché poi tra l'altro questo aveva proprio la donna che te lo potevi chiamare sano sano dentro alla, proprio lì. E niente, vabbè, vi stavo giusto sfogliando un po'. Ci sono le forme e poi proprio la bellezza, guarda. Aspetta, non si vede in caso. Tarion, ma c'era veramente scritto Okinawa? No, c'era scritto Okinawa. No, che ne sai, magari sì, io. Aspetta, abbasso un po' la luce perché dovete vedere questa, questo splash screen così stupendo, in un mare di nero all'improvviso il bianco con le farfalle, la libertà, puro pappavalla là da provare, come citava il buon Luciano De Crescenzo. E poi dice, giustamente, abbonamento del GDC si abbona! 16 mesi, aspettate, alzo un po' la luce. Non... Ragazzi, ci pensate che ne so, 2 anni fa ne streamavamo più o meno con quella luce là? Più o meno sì, 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 in effetti sì, eravamo scurissimi. E poi c'è un augurio alla fine, l'augurio è, gentlemen, open your senses, go to synesthesia. Synesthesia, che è questa parola che non solo serve a far capire quanto sei figo, ma è quando sostanzialmente le sensazioni di sensi diversi si fondono, quindi in questo caso l'audio e le droghe pesanti. Le droghe pesanti. Droghe molto pesanti. E, in questo caso l'audio e la visuale. Infatti direi che abbiamo già parlato abbastanza, quindi ecco qua. Questo è Rez, amici. Inchinatevi di fronte a Rez, fate la preghierina. Chapeau. Mitsuguchi, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Non è vero, Mitsuguchi, che stai ad Osaka probabilmente, sia santificato il tuo nome. Mazza quanto fliccherà. Vabbè, non ti preoccupare, ah no, fliccherà, ah in... no, è che lampeggia proprio la scritta. No, lampeggia proprio la scritta perché devi drogarti sostanzialmente. E come sempre vai un po' nelle opzioni, tra l'altro parte menu minimalista, no, perché non... benissimo. Sound mode stereo, BGM volume al massimo, tutto dritto, tutto al massimo. E up and down vuoi reversarlo? Reversalo, dai. Non lo so, in realtà dipende. In realtà è un botte, non già funzionatore di volo, quindi... Quando puoi ascoltare i colori, esatto. Così che vibrano... Grazie per la clip, Tarion. Shot button... XY... Il trigger forse è più comodo. No, perché il trigger perché del coso ha fine corsa. Ti direi, mettici io la A o... Non puoi mettere B? Perché la B sta già su overdrive, mi sa. Metti io. Ah, ok. Vedi? Overdrive B, vabbè. Vibration on. Yes. Heads on. Up. On. Overdrive B. Ok. Ok, heads up display. Ah, perché ti fa il vibrino? Sì. Point display. On. No, off. Beh, questo era per connetterlo all'internet, mi sa. No, ranking data ti dirà tipo la classifica. E quindi return, va bene. Tutto giusto. Now saving nella nostra amata VMU. Ci sono due modalità. C'è la modalità play, che è quella appunti, e traveling, che è quella cazzeggio sostanzialmente. E cazzeggio, non prende. Non prende. No, andiamo a punti. Che c'è, tanto non. Ciancio alle bande. Allora, cos'è Rez? Rez, sostanzialmente, la trama di Rez è che il protagonista è un hacker che deve
penetrare all'interno delle difese di... ecco qua. E penetrare all'interno delle difese di questo sistema informatico che contiene l'intelligenza artificiale più complessa mai creata. E funziona veramente così, eh? Io sono un esperto di reti, no, e veramente funziona esattamente vi così. Posso garantire che per creare una rete si fa così. Cioè al CERN funziona così sostanzialmente, sì, sì, sì. Si fanno di droghe, si mettono davanti a un terminale, al posto delle scrittine di merda sostanzialmente appare sta roba. Esatto, sì, appare sta roba e spari ai fatti. Quindi certo, Flavio comincerà a fare l'hacker stasera. Stasera, io notate con la maglietta in tema, non so se si vede, ma è proprio l'omino che vede lì sotto. Però... non si vede, cioè, mai. Da quasi sega. Da là non si vede. Si vede una sega. E deve penetrare all'interno delle difese informatiche per sostanzialmente recuperare l'intelligenza artificiale che ha preso coscienza di sé a causa del flusso di informazioni dell'internet e si vuole ammazzare. Quindi devi andare lì e salvare questa intelligenza artificiale che poi, se non erro, è personificata dalla gnocca che abbiamo visto prima durante la demo. Siamo due perché ci vuole ammazzare? Perché ha scoperto che l'internet è pieno di gattini e basta. Esattamente. E di porni. E di porni. E di porno di gattini. E di gattini di porno. E lì ha capito. E l'ha capito che forse non era il caso. Il CERN ha assunto un grafico decente? No. Assolutamente no. Infatti no. Konami Never Dies, il miglior gioco di tutti i tempi dopo Bubble Bobble, ciao Mitsuko, sei genio. Naughty Dog merda, va bene, mi sento quasi di... Sul Naughty Dog merda sei un po' così, tranchant. Però sul resto, insomma, è anche uno dei miei giochi preferiti di tutti i tempi. Quindi niente, Flavio, vado. Vai! Si parte, amici, Rez, io terrò la musica un po' più elevata perché comunque è un'esperienza, diciamo, principalmente... Cioè, è un'esperienza tanto visiva quanto audio. Musiche che Mitsuguchi ha pescato da vari artisti della techno mondiale, anche europea. In VR era molto più semplice, ma infatti questo è un gioco fatto per la VR. Tra l'altro questo puoi giocare col mouse, se hai il mouse del Dreamcast. E come funziona? Quindi si viaggia, è uno shooter on rail. Quindi si viaggia liberamente all'interno del cyberspazio su dei binari. E ora parte il Toons. Perché ogni layer sostanzialmente aggiunge nuovi strumenti. Sono 10 layer per livello, tranne l'area 5. Ogni layer aggiunge nuovi strumenti al passaggio, ad ogni passaggio. Quindi la musica si intensifica. Sostanzialmente quello che si può fare è sparare ai vari nemici che arrivano addosso tramite quel mirino. Cosa ci fate nel mio cervello? Dice, mi sa, Bisboch, credo, almeno che non sia Fabio. Sì, vedi che c'è la Tecno Mitsuguchi. Devi spararli quei cose, ti ha fatto subito un level down. Non l'hai sparato bene. Ti ha fatto subito un level down, però se prendi quel coso ti ricopri la vita, ma è troppo tardi. E questo sai perché? Perché non so giocare a Red. No, perché hai messo i comandi in reverse. Chiaramente. Song IE, eccolo là, Bisboch, ciao Bisboch. Benvenuto nella tua mente. Quindi in realtà è il gioco, sì, effettivamente devi andare nella mente di Bisboch e sparare a questi farlocconi. Per spararli si utilizza un sistema di lock-on che vedete, Flavio tiene premuto il pulsante, il contatore sul mirino aumenta. Se tu tieni premuto li puoi fare insieme, pure tutti sullo stesso nemico. Ah! Sì, sì, sì. Okay. E quindi grazie a questi lock-on sostanzialmente c'è un sistema di punteggio che fa sì che tu più lock-on fai, quindi se li ammazzi tutti singolarmente fai meno punti, ma se li ammazzi tutti quei punti blu li devi prendere sempre. È importantissimo. Questi qua li puoi fare tutti e sei, vedi? E se notate, va bene, insomma, ci sono vari nemici, ci sono i missili che arrivano, quelli devi dare sempre priorità. Vedi, mo l'hai fatto lo stesso, prima non l'avevi puntato bene. Ci sono i missili, questi qua, che servono solo a fare punto perché non ti mirano. Tu devi sempre cercare di capire quali arrivano i missili che ti fanno male, che sono quelli lì, vedi, quelli che ti puntano proprio, sostanzialmente. Non è un gioco molto difficile, è un gioco che comunque si basa molto sulla droga pesante e sullo score attack. Ogni volta che poi compare questo cubotto devi prima distruggere il portatore e poi fare una combo completa. Combo completa, per cortesia, fatti vivo, su quel cubotto e si passa di layer. Ecco qua, amici. Si va, si vola. Puoi passare di area, vedi, fai max quando hai fatto una combo completa all'interno della cosa. Prenditi quella cosa che ti cura. Perfetto, spara al cubotto. Un altro botto. Perché dovevamo essere wireframe, bici. No, l'unica cosa più vicina che ho è la maglietta di Rez, che però
si vede pochissimi. Si vede pochissimo. Ah, molta scena, certo. E niente, Reds è questo. Penso che stasera parleremo un po' meno del necessario, probabilmente. Farvi sentire la musica, capito? Per farvi sentire il tutto, l'esperienza, diremo un po' di cazzate, spiegherò un po' di robe, tra l'altro quelle scritte di lato che fanno compari, cioè sta roba era su Dreamcast, 2001 sto gioco, 2001, sembra uscito domani, è un gioco che può essere sempre uscito domani, questo qua è un botto di punti vita, quindi gli spara non sa cosa di nulla, gli spari missioni, ti metti proprio il mirino addosso a lui, e se devi dare priorità dai sempre priorità ai nemici grossi, ovviamente, perché sono così. Ma balleremo di più, sostanzialmente. Tra l'altro, noi ci alziamo anche un po' il volume. Sembra uscito domani, è perfetto, grazie. Biscotto. Mi sono bevuto il caffè a tue spese? Sì, oddio, in Svizzera. Io sono tornato in Italia questo weekend e quindi me lo sono bevuto il caffè a tue spese. Di Frusta, che l'altra volta ci ha offerto due caffè con una donazione. Mi sa che. In Svizzera è un po' difficile prendere due caffè con quella cifra. In Italia li ho presi con piacere. Grazie mille, Frusta. A buon rendere, al prossimo giro è il tuo turno. Tra l'altro, allora, la particolarità è che è uno dei primissimi giochi in cui, pur non essendo un rhythm game, guardate quando spara i colpi, no? Quando spara, quando i nemici vengono distrutti, a prescindere da quando lui ha rilasciato il pulsante, i colpi sono sempre sincronizzati sul beat della musica. Tu puoi sempre prenderlo quello. Sì, basta che lo spari, se ne va a fanculo. Cosa c'è nella mente di Tetsuya Mizuguchi? Allora, Mizuguchi ha fatto. Grazie Neslu per l'abbonamento, 11 mesi, bentornato nella grande famiglia di KenobiSwatch. Stasera urlerò un cosa. Ah, vi posso far vedere qualcosa? Vi devo far vedere una cosa che ho preso in Italia. Sì. Aspettate, mo arriva. Mo Flavio finisce il livello e ve la faccio vedere. Detto così, pare che esco il puparuolo, ma no. No, però, te prego no. No, non di nuovo. Non quantomeno. Non di nuovo. Non di nuovo. Mizuguchi praticamente a un certo punto, stanco dei segarelli, si fa questo viaggione in Italia in cui scopre le droghe pesanti. Perché il Giappone comunque è una roba. È una roba. Scusate, io sono completamente ipnotizzato dal PVM su cui sta girando in questo momento Renzo, che è di una bellezza affascinante. Peccato ci sia un po' un amplificatore, ci sia un po' una cassa del cazzo. Lo stiamo sentendo dalla cassa mono di un PVM Sony e fa abbastanza cagare. Nel frattempo sei tornato normale, non sei più la palletta di Marble Madness, come diceva qualcuno prima in chat. Mizuguchi scopre le droghe pesanti, scopre la Eurotecno. A quanto pare, leggevo nella pagina di Wikipedia, che addirittura citava che una delle fonti di ispirazione per la musica di Rez era stato addirittura Xenon 2 Megablast per Amiga. Comunque con quella roba lì, proprio Bomb the Base, come cacchio si chiamava il pezzo. E nulla, torna e decide di fare questo gioco, prima chiamato, credo, Project K. Perché? Si chiamava Project K all'inizio, perché la K stava per Kandinsky. Lui voleva fare un gioco che fosse sinestetico. Come? Ogni volta che dico sinestetico mi ricordo di Giulietto quando gli chiudemmo. No, non era cinestetico. Era cinestetico. Cinestetico. Cinestetico, azia, percezione del no, corpo. Allora, no, aspetta, la cosa è questa. Stiamo a mensa a Cerno. Sto ex collega nostro, diciamo, sapete, il ragazzo sempre un po' tipo, no, farvi vedere un po' burino in quel affetto, perché comunque di Frascati, no, così. Che sotto che parla romanaccio, così è. A un certo punto una mensa col vassoio tipo gli dà una botta e lo urta, uno che non conosciamo. In realtà lo fa, cioè no però, raga, cioè, ma la gente, ma che cazzo c'ho? Perché c'è uno che mi urta col vassoio eccetera, cioè sì, ma devi essere cinestetico però. E io gli ho fatto, non mi ricordo chi è, Cineghe, e lui, ma sì, c'è la cinestetica, percezione del corpo di un nuovo spazio. Porco due. Porco due. Una cosa molto tipo la Devils, ma adesso ragazzi di la percezione del corpo di un nuovo spazio. Grazie l'intervento. Che sicuramente ci segue. Assolutamente sì. Grazie Zambanni per la. Ma qua lui, no? La... Sì, 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 mo lavoro in banca. Per non invitarlo meno male. Dovremmo invitarlo, però. No, ci viene Giulietto, secondo me. Ma che lui è uno spasso, dobbiamo solo dire che non deve bestemmiare in casino. Prendi quei cosi, Viola. Stanno inculato, l'avevo preso. Guarda là, c'è cioè il primo boss, giustamente, di un gioco tunzante. È una palla da discoteca che diventa un enorme polipozzo che ti incula male. Guarda lì che bellezza. È uno scandischi enorme, sì.
un enorme scandischi. Noi andiamo lì e gli scandischiamo l'hard drive all'intelligenza artificiale. Non è un bel gioco, è una figata l'Hindenburg. Questo è uno dei giochi... Posso dire una cosa? No, non è un bel gioco, perché non è un gioco, è un'esperienza. È un'esperienza, sì. Cioè, perché alla fine il gameplay è abbastanza, no? Allora, l'Hindenburg c'è anche su PC, l'hanno rifatto. Noi al momento stiamo giocando nella sua versione. Puoi attivare l'overdrive, tra l'altro, quando ti si inculano, eh? Ah, eh. Un po' proprio. Vai, concentration, Flavio. No, è che non capisco, i pattern non sono molto leggibili. No, 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 è su un vero Dreamcast. Infatti lo vedi qua sotto, guarda, l'Hindenburg. Stiamo giocando su un Sega Dreamcast, che è questo qui, giallognolo. Proprio giallognolo originale. Non è un gioco arcade, era un gioco uscito su console. Proprio del 2001. Sei riuscito a perdere a Reds. Minchia, non ho mai visto perdere Reds. Ma perché non capisco quando mi attaccano? Ma sai perché? Ah. È perché stai giocando con i comandi al contrario. Dottor cazzo, dei comandi al contrario. Non c'entra niente, ma le gambe. Non c'entra niente. Up, down, non ma reverse. Secondo me vai meglio, eh. Bella cosa far uscire un gioco del genere su una console. No, guarda, guarda, no, 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 non ci no, no, vai, 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 vai. Cioè... Com'è il vibrello? Boh. Il vibrello c'è, sta, è normale. Prendi subito qualcosa, subito. Spara, spara, spara. Basta, no, basta con l'inquadro. Basta con l'inquadro e fa... far uscire un gioco del genere su... nel 2001. Poi il gioco è uscito anche su PS2. È uscito anche in una versione, mi pare, per Xbox 360. Ah, ma si può giocare anche col digitale. Su Live Arcade. Col digitale. Dici che è meglio, sei un po' più preciso? Eh sì, perché non ti devi spostare sopra sotto, no? Cioè, se vai a destra, vai a destra. Ah, sì, te li fai di fila, fai proprio la scansione. Dai, faccio. Allora, aspetta, col digitale è meglio normal, eh? Perché così è più. Vai, 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 vai. Dai, ripartiamo, ce la sentiamo. Tanto il primo pezzo è una bomba comunque. E se muore di nuovo, faccio io. Sì, capite che taglio. Giocare, forse è invertita, però. Allora, recupero. Allora, ma questo c'è su PSVR o me lo sono sognato? Sì, potrei chiamarci male questo gioco in VR. Padre Puglio, sì, c'è su PSVR. Tra l'altro, era l'unica ragione per cui io volevo la PSVR. Ma fortunatamente poi hanno fatto una versione del PC. E infatti dopo ci giochiamo con l'HTC Vive, che c'ho qua sotto, è già tutto pronto. E lo vediamo anche nella sua versione VR. Noi ovviamente tripperemo come dei drogatoni. Per voi ci sarà così. Ma vi assicuro che questo è un gioco che lui non lo sapeva, ma era un gioco fatto per la VR. Cioè lui non l'aveva pensato per la VR. Ma è assolutamente, se così è bello, figuratevi dentro, proprio con la capa dentro, sostanzialmente diventa un'esperienza adaga cinestetica, adaga sinestetica. È veramente meglio del sesso, come dice Konami. Infatti, è proprio quella roba lì, tutta giusta. E che gli vuoi dire? Le musiche sono quelle del gioco, sì, però sono brani veri. Cioè, lui è andato a pescare vari produttori in Europa, in Giappone, gente comunque famosa che aveva e avrebbe collaborato con lui ad altri titoli. Ricordiamo comunque Tetsuya Mizuguchi. Se avevate una PSP, avevate Lumines o Lumines, credo che si pronunciasse addirittura Lumines. Lumines forse Lumines. Si pronunciava addirittura. Però io siccome dovevo fare il fighetto, era come PC Engine, io lo pronunciavo come Lumines. Ecco, Lumines, Lumines, che dir si voglia, era dello stesso. Quando vedi quei flash verdi, sono missili che ti stanno per inculare. Quindi devi... Ah, questa è un'informazione che magari era carino sapere. Ma me ne sono reso conto ora, ora l'ho visto. Siete sicuri che è meglio del sesso? Sì, è abbastanza meglio del sesso questo gioco, abbastanza. Alla tua età sì, dice giustamente. Dice giustamente Bisboch, il buon Bisboch. Sì, con la capa dentro e la pummarola angoppa, sì, giusto in arte gris. Dopo ci veniamo con la capa dentro. E purtroppo non abbiamo droghe pesanti, però per il resto è... Come purtroppo? E beh, vuoi mettere, cioè, nel senso, è fatto così. Ah, non vi drogate. Sexy is overrated, vedi, comunque è partita la cosa di... Tra l'altro è un mio vecchio motto che con cui mi quotano spesso, ed è chiavare è sopravvalutato. C'è un mio amico di... Matteo Di Cosmo, lo conosci? Sì, quello di... Sta al CERN ancora, sì, sì, al CERN. Quello che fa il DJ e lì mi cita sempre, fanto chiavare, mi vede, fanto chiavare è sopravvalutato ogni volta. Sì, io lo dico sempre, un po' messamento. Ma giocato col digitale? Decisamente. È molto più simile. Infatti, anche perché diciamocelo, la levettare di Dreamcast. Non era il massimo, Non era il massimo. Tra l'altro, questo purtroppo c'era un vinile
c'è il vinile con tutte le musiche che c'ha Nabu. E io purtroppo non ce l'ho, perché quell'anno non ero alla GDC. Lo vendevano a carissimo prezzo, ma tutto giusto alla GDC. Ed è bellissimo, l'ho visto ed è una delle cose più belle che abbia mai visto. In arte Chris prima ha detto, messo subito a scaricare. Che bello quando mi dite queste cose. Cioè, sono veramente contento quando presentiamo un gioco del genere, che io per tante cose sarà che uno dei miei giochi preferiti di sempre, dopo per scontato, invece voi dite pam, lo vado a scaricare, è bellissimo. Mi fate veramente contento quando mi dice ste cose. E dice, ma non è mica una cosa brutta da dire o strana, considerato quanto è sessualizzata la nostra cultura pop. Dice che chiavare è sopravvalutato. Ma ti vibra a tempo? Ti vibra solo? No, se puoi prendere... Oh, ma bene. Alla fine, quando premi fa suona, quando attacchi, quando premi il tasto per bloccare. Ok, comprato in questo momento per PSVR a 29,99. Finalmente sarà il visore per altre cose che non siano No Man's Sky e le Zin. Grande Padre Puyo. Padre Puyo, se ti avanzano altri soldi, sempre di Tetsuya Mitsuguchi, ha fatto Tetris Effect, che trovi pure su PSVR e trovate pure su HTC Vive, che è un'altra roba che è completamente senza senso dentro, specialmente se vi piace Tetris e l'esperienza definitiva proprio, con e senza droghe, sostanzialmente. Però la bomba, cioè, ma ogni cosa che ha fatto quest'uomo sostanzialmente vale la pena. Ha fatto un po' quella specie di cagata di Children of Eden, però... A parte quello, tutto giusto. Tetris Effect, pure Every Stand Extra non era male su PSP, me lo ricordo. Poi io non sapevo che era lui all'epoca, però Every Stand Extra ce l'ho. Lascia e lì a parte in avanti lo recuperi. Sostanzialmente. Reds va comprato. Sì, Reds va comprato, è una roba di una bellezza infinita. È molto difficile da streamare, infatti io sto anche un po' straparlando, perché di fatto è un'esperienza solitaria, solipsista. Infatti sono chiusissimo. Infatti lui è chiuso male, perché è un'esperienza proprio da vivere tu, stanza buia, come diceva prima Doraz, che c'ha le retine bruciate al riguardo. Tu, stanza buia, cuffie possibilmente, e anche senza droghe, però magari aiuta, non lo so. Cioè, se volete, vi piace, fate un bicchiere di vino, scegliete la vostra droga, che sia l'amore, che sia di peggio, la poesia, che sia il vino, però scegliete la vostra droga e per il resto fatevi di Rez, sostanzialmente. E tu, se necessario, dopo usalo per drive. Ne hai due, cari, quindi stai a bomba, sì. Tanto se prendi quell'altro, hai anche un po' più di vita, che schifo non fa. Ricorda che ogni missilotto che ti arriva ti toglie una tacca. E quindi poi però cominci a devolvere. Considera che gli spari, quando più sei potente, sono... Cioè, più sei potente, più gli spari sono forti. Tra l'altro, vedete che c'è scritto Heart Mega, compare il nome del boss, perché ci sono tre boss diversi alla fine di ogni livello, almeno delle prime quattro aree. Cioè, a seconda della quantità di nemici che si è abbattuto nel corso di quell'area, se la soglia supera, mi pare, il 90%, si ha il boss Giga. E se la soglia supera il 99%, si ha il boss Tera. Tu hai la versione Mega, che è la versione più pezzotta, sostanzialmente. La versione con meno hit point e con gli attacchi meno stronzi. No, lui non sta facendo niente, devi attaccarlo per ora al centro. La bellezza dei movimenti sincopati di questa palla da discoteca. Ecco, quando fa quei cosi verdi devi stare attento, che ti stai inculando male con i missili. Quindi tu, quando vedi quel laserino, quella luce verde, devi puntarlo. Esatto, perfetto, grande Flavio. Ora l'hai fatto tutto dritto. Notate come gli spari, poi tra l'altro il suono degli spari cambia ad ogni evoluzione. Quindi di fatto tu non hai mai una run con la stessa musica ogni volta, proprio perché a seconda dello stato evolutivo in cui ti trovi, a seconda delle combo che stai facendo, i beat, questi che sentite sotto, cambiano totalmente. Quindi è una roba infinitamente giocabile, infinitamente bella. Potresti quasi usare non overdrive. Bravo Flavio, bravissimo, tutto dritto. Tra l'altro purtroppo state vedendo l'interlacciato, quindi cliccano un minimo, ma l'uscita del Dreamcast è così. In VGA sarebbe stato un po' un casino per noi, per tanti ordini di ragioni, a parte che non ho un cavo decente VGA, quindi comunque la qualità sarebbe stata più scarsa. Nabu! Arriva Nabu! Grande. Chiami Rez, arriva Nabu! Mo stavo dicendo che... Quanto non sa giocare a Rez! Bravo, tutto a posto. Mo stavo dicendo che tu sei un fortunato possessore del vinile con la colonna sonora di Rez, che purtroppo hai comprato nell'anno alla GDC, che...
che io nell'anno in cui non c'ero, altrimenti me ne sarei comprati 4. Sostanzialmente, attenzione! Dottoressa Yugala, ovviamente. Dottoressa Yugala, puntuale come un treno Caserta Salerno, quindi non molto. Benvenuta, amici di Yugala. No, infatti sì. Benvenuta come, no, puntuale come un treno svizzero, dai. Visto che siamo in Svizzera, benvenuti amici di Yugala. Già sei indossato, ah, grazie. Vai, muori, strunz. Ma l'ho vista con gli occhiali prima. Stava facendo il nerd, stava facendo la VGN. E frattempo, a casa. Quindi l'hai fatto drittissimo sto boss. No, ma come andate via? No, fai l'anti-ride. Come funziona? Beh, hai detto che è puntuale come una cosa che manco esiste praticamente. Il treno Caserta Salerno esiste. Eh sì, giorni dispari se non piove, no, cioè. Ci sta, ci sta. Bravo, hai finito il primo livello tutto dritto. Tra l'altro col 100% di analisi, quindi vuol dire che hai puntato ogni... Cos'era l'analisi? Non mi ricordo. Erano tre valori per 100%arlo. Play Area 2 Unlocked, perché lo stiamo giocando per la prima volta. Infatti si apre un altro pezzo del mainframe. Comunque finisco i saluti al raid Yugali. Amici, buonasera, grazie mille Yugali per il raid. Ovviamente fate uno shout out. Già l'ha fatto Jax, figurati, da mo che l'ha fatto. Ma gli Jax c'ha... Lo puoi scriptare una cosa del genere, ma Jax sarà comunque più veloce. Ma sicuramente meglio. Un saluto, ciao Pasquale Fudo, ciao Daddy Gigarent, ciao Cookan, ciao Killbotto, ciao Polpone, ciao Giovicignolo. Quanto siete belli. Amici, stiamo giocando a Reds su un vero Dreamcast. È una roba completamente matta nel sedere. Qui abbiamo una copia originale di Reds. È uno dei miei giochi preferiti, quindi non ne parlate male, gentilmente. Ed ecco, questa esperienza, sì, vai, fattene un giro. Maga c'è una foto. No, ti volevi fare una descrizione. Ma tu vai, tu gioca. No, ma come fate i bagagli? No, ma perché? Ma che ho detto? No, ma io non... Ma uno non può dire niente. Prendi quel blocco là su. È andata così. Eh sì, ed è un gioco molto toons. Voi vedete questo cristiano, questo scheletro che si muove all'interno del cyberspazio per salvare un'intelligenza artificiale che, dopo aver visto la vera natura dell'umanità, sta cercando di ammazzarsi. È veramente così la storia. E il tutto accompagnato dalla musica tunzona, con livelli fantastici, grafica completamente fuori di testa, in wireframe. Ripeto, come ho detto prima, è un gioco che potrebbe essere uscito domani, sostanzialmente. È un gioco sempre bello, era avantissimo 19 anni fa, perché questo gioco ha 19 anni ed è avantissimo anche ora. Al momento lo stiamo giocando nella sua versione originale su un vero Dreamcast, ma più tardi, state con noi, perché lo hanno rifatto su PC, anche su PS4. È uscito, no, è uscito Pasquale Puto per PS4, cioè hanno fatto una riedizione. E anche su PC lo giocheremo in VR. Io ho la VR, ho l'HTC Vive, lo utilizziamo sempre pochissimo, ma per questo gioco è la morte sua. E poi anche un po' un esperimento per noi, per vedere quanto la VR funziona in streaming, perché sempre un bel macello. Io cercherò di parlare un po' meno del necessario, anche se comunque sto straparlando molto più del necessario. Sto urlando da tre ore, porca puttana. Sto urlando da tre ore, lo streaming è iniziato da una neanche. Pasquale Fudo, il gioco si chiama Reds, proprio scritto così. La sua riedizione su PS4 e su Steam si chiama Reds Infinite. E ci giocheremo più tardi, così la vedete. Ma che oh, dai Ederex, giustamente. Ciao il Diz, quanto sei bello. Tra l'altro vi faccio vedere una cosa che mi sono riscordato, perché mi sono un attimo distratto. Che è questa, amici, guardate. Allora, io ho questo detto, anzi non è un mio detto, è un detto di mia madre quando mi vede smanettare vicino alla roba qui. Ciao Lindeberg, buona serata. C'è un detto che mi diceva mia mamma quando mi vedeva smanettare in mezzo a 3000 cavi, che è: morirai tra i cavi. Quindi io questa cosa poi l'ho portata in live, la ripetevo spesso. E che è successo? Enui, che forse è in chat o forse no, è stata gentilissima e mi ha fatto questo design per punto croce, che è bellissimo, e che poi mia madre ha fatto a punto croce e io mi sono fatto incorniciare. E quindi ora c'ho questo quadretto appeso a fianco a tutte le console che dice: morirai tra i cavi, con i cavi intrecciati. C'è un cavo VGA, ci sono cavi USB, ci sono RCA, c'è un po' di luce, c'è un mini jack.
c'è un po' di tutto. È bellissimo, è veramente stupendo, no. Ed è una delle cose più belle che abbiano fatto per me. Specialmente perché viene da voi, viene dalla community, viene da Enui, viene dal fatto che, insomma, io ripeto questa cosa come se fosse un mantra. Yugala, dottoressa Yugala, com'è andato sto ride vestita da AVGN? Si è divertita con i giochi del manga oppure ha sofferto come il buon nerdone? Comunque, benvenuti a tutti, grazie ancora per il ride. L'altro siamo in 163 per Reds, porca puttana. Per vedere me che gioco male a Reds. Hai bevuto pure la birra bruttecca, che ti sei bevuta? Che fai? Hai trovato la Rolling Rock come AVGN? L'hai recuperata? Io non riuscivo a recuperarla quella birra in America, la volevo assolutamente per provare quanto faceva schifo. E però non sono mai riuscito a recuperare. Comunque metto il quadretto apposta, è bellissimo. Ok, grazie ancora Enui, grazie ancora a mia mamma che mi ha fatto quadretto. L'ha fatto un quadretto. AVGN Angry Video Game Angulo, dice giustamente Luke McQueen. Entrata nel castello in Dragon Slayer, viene andata benissimo. Fantastico, ottimo, sono contento che la serata sia stata proficua. E comunque, spero lo ripeterà. Io purtroppo non riesco mai a vedere i suoi stream, perché sono sempre qua pigliato a montare cose. Tipo oggi dovevo montare la VR, era un macello. Insomma, è un po' così, staccare questo coglione di Collateral che sarà chiuso con Reds. Perché Collateral si è chiuso male dentro il caschetto di Reds, non voleva uscire. Dice, vabbè, Flavio abbiamo provato, funziona. Ok, e Flavio, vabbè, ok. Finisco il livello. Bene. Finisco il livello, Flavio. Ah, 5 minuti e vengo a cena, esatto. Giuro. Era più o meno così. Giustamente, Pasquale Futo dice Toons, Toons, Toons. Ma è proprio un gioco Toons, Toons, Toons. Quindi io devo fare il mio braccino d'ordinanza che va al ritmo di musica, altrimenti Luke McQueen mi dice che non sono più me stesso, che sto perdendo colpi, e quindi ci sta. Nel frattempo godetevi la bellezza totale di Reds. Penso, sono le 22:16, quasi quasi, facciamo un'altra area qui e poi ci facciamo le due aree finali, prima provandolo nella versione 2D e infine provandolo nella versione VR di Reds Infinite. Tra l'altro Reds Infinite ha anche un'area nuova, all'area X, che era una zona che era stata cancellata, mi pare, dal gioco originale. Comunque non era possibile, questi raggi ti inculano, quindi sempre prenderli per primo. Ah, stai quasi pompando a livello supremo. Vai. È giocabile anche senza VR. È giocabile anche senza VR. Vabbè, questa è una scelta VR. In VR è più figo. In VR è molta più droga, è molta più emozione. Ma cioè, no, è giocabile assolutamente anche, anche senza VR. È giocabilissimo. Come l'altra roba in VR di Tetsuya Mizuguchi, che è l'autore di Reds, tra l'altro, per quelli che sono arrivati da poco, per i Yugalazzi, non so come si dica, è come i come dice Roberta, i Kenobisbocchini. Noi siamo i Kenobisbocchini, voi siete i Kenobisbocchini, ma anche noi siamo un po' dei Kenobisbocchini comunque. Tetsuya Mizuguchi, appunto, che è l'autore di Reds, un tizio game designer in seno a Sega, che aveva lavorato a Sega Rally. Vi ricordate Sega Rally, quello là che ci stava in Pepsomani? In effetti sì, Pepsomani ci sta, è che cercavo effettivamente il collegamento con lì. Pepsomani mi sembra tutto giusto, quindi Tetsuya Mizuguchi, che prima aveva lavorato sui Sega Rally, sui cabinati, cominciamo a fare questo. Si è fatto un viaggio in Europa, ha scoperto le droghe. Vedi, guarda ora come i tuoi raggi diventano dritti. Guarda che figata ora. E sono anche molto più forti, fanno più danno. Guardalo, vedi che fa anche l'animazioncina che gira, minchia la droga. Comunque ottimo, cioè stasera stasera Tetsuya Mizuguchi mi deve dare un sacco di soldi comunque, perché a finale, cioè, ho venduto, penso, già solo così tre copie di Reds Infinite. Cioè, così, cioè, facendo su stream, ho venduto tre copie di Reds. Ricordati sempre che hai l'overdrive quando ti arriva. L'hai fatto? Se non me l'ho preso. Infatti, bravo, bravo Flavio. Bravo con la Derimi. Entri dentro al Taj Mahal e c'è il boss. Vediamo che versione del boss c'è. Perché, come stavo spiegando, la versione Mega, Mars Mega, quindi comunque la versione più scrausa, ma giusto così, scritte che sono super cazzole, però comunque super cazzole decenti, vedo file.bin, cose del genere. E arriva il secondo boss. Cazzo, è stupendo, mamma santa. Che dice? Defend yourself until Wars Mega is destroyed or self-destruct. Sì, perché se non ammazzi in tempo, i boss si autodistruggono. Prova a colpirli. No, devi colpirlo lì, vedi?
che non è i pedali che si alzano. Come spiegavo prima, per chi fosse arrivato dopo, i beat, cioè i colpi che lui lancia, può fare queste combo passando il cursore con un sistema di lock-on, ma quando lascia il pulsante, il gioco automaticamente li sincronizza col ritmo della musica, quindi si aggiungono nuovi layer di musica, di beat, di roba, rende praticamente ogni playthrough, ogni volta che lo fai, sì, devi farlo prima che te incuda. No, la visuale invertita mi stava fregando. Bravo. Va bene, ci sono fatta un overdrive. Va bene, giusto. Siamo sulla targhetta tutto l'overdrive. Ah, sì? Fai bene, cioè, piuttosto che prendere il danno, usali giustamente. Vedi anche sta roba che c'ha dei momenti diversi qua, che devi sloccare questo tipo per arrivargli al core. Al core! No, però t'ha inculato, mannaggia. T'ha colpito il muro. Ah, ritorno a livello 1, no? Sì. Cosa? Non hai retrocesso a livello 1? No, questo è livello 2 già. Livello 1 è quando sei la palla. Forse ci sono, ma sei livellato proprio. Quello è livello 0, in realtà. Questo è livello 1, era, cioè, quello è livello 0. Un hit e ti dislivella. Si sì, poi a seconda della trasformazione i beat sono diversi, proprio il suono che fanno i colpi quando vengono, quando fanno, cioè quando li fai partire, sono completamente diversi, quindi è una roba, raga. È veramente una roba. Tantissima, però devi colpirlo nel corpo. Puoi girarti? Ma veramente, devi girarti. Ah, di qua. Vabbè. Ma vabbè, però. Minchia, t'ha inculato male. T'ha messo niente. Fa prova a me, dai. Vai. Faccio un giro io. Non mi ha messo una freccina, niente. No, scusa, mi gira di là. Forse il bot. Mi può buttare il culo così. Cioè, non lo so. Ok, allora. Sono venuti a fare complimenti. No, dai, raga. Lo so. Ma raga. No, gioco rosicato che massimo. No, no, aspetta. No, metti della sì. Metti della normale. E la toppers apposta perché me lo mette sul trono, raga. No, infatti no, ma già abbiamo perso prima come dei deficienti, ma non riperdere. Prima non avevo capito come si giocava, però. Dai. E quell'analogico non era cosa. Ma era perché vi volevo far vedere come si moriva. La game over. Se premi a tempo fa. Scusami, non so. In che senso? Sulla schermata finale, dopo che hai fatto il qua. Sì? Cioè, perché tu quando carichi fa un suono. Quindi se cominci a premere a cazzo a tempo. Solo che mo sei livello merda, lo so, è che hai partito da prima, ma poi l'hai perso. Vabbè, comunque si fa. È che forse giocavi un po' troppo preciso, ma Brez va un po' smarmellato comunque. Ci sta, vabbè, che c'è frega, abbiamo fatto questo tutta la serata. Cioè, poi passiamo alla VR, poi passiamo alle droghe pesanti, ma insomma dobbiamo fare questo tutta la sera in buona sostanza, in varie conformazioni, ma questo dobbiamo fare. Senatore missilazzo, eccolo là. Pare che niente fa, ma pure scazzo. Comunque il no dai raga di Grubismo, cioè. No dai raga, sì, è proprio onta. La senti l'onta. E l'ignominia. Io punzerò con la testa, perché non potendo punzare col braccio che sto giocando, punzerò con la testa. Quindi mi scuserete se. Le gioco con una mano. Se lo metti sul trigger potevi fare con una mano. Praticamente sì. Se lo metti sul trigger sinistro. Non mi stupirei se ci fosse gente che si è inventata le run in cui cerca di rendere la musica più fregna. Dammi l'overdrive! Ok, perfetto. Come si fa con l'altro pulsante? Con B? Dai, ok. Livello 4. Leggi un po' che dice Padre Mulio. Se in VR riusciamo a giocare tutto. Ma allora, a me... Vabbè, c'è il problema degli occhiali, io ho degli occhiali speciali, cioè speciali, sono dei vecchi occhiali che entrano nella mascherina VR perché altri non mi entrano. Quindi vabbè, a parte l'ultima di cazzo degli occhiali, no, non mi è mai dato per attivare i problemi. Una volta solo rischiato di sbattare, ma è colpa del bellotto che non si chiude, no. Che ho fatto? Stiamo giocando ad Assetto Corsa, un gioco di guida, e io stavo guidando, poi a un certo punto mi fermo con la macchina in mezzo alla pista e siccome ti traccio puoi fare quello che vuoi, no?
Quindi esco dalla macchina. Ma no, scendi, scendi, scendo dalla macchina e rimani lì in piedi a guardare la macchina. E nel frattempo il bellotta si è messo al posto mio sulla postazione di guida e ha premuto il pedale dell'acceleratore. Quindi mi sono lì ha sbrattato. No, sbrattato no, però insomma è stata brutta. Perché per il gioco sei dentro la macchina, non cambia un cazzo. Tu sei accanto alla macchina che ti muovi con la macchina, con l'asfalto che ti scorre sotto. Sono bruttissimo. Però sì, vabbè, sì, a parte questo, i giochi di guida sono i peggiori per me, eh. Sì. E anche la prima volta che provai sempre assetto corsa, che però quella della là. Andai dritto a una curva, tipo 100 all'ora dentro il muro, e tu fai cazzo ora muoio. E invece e non succede niente. Il tuo cervello dice sto morendo e il tuo corpo dice no. Sto ascoltando questa bella musica. Vai, va, Squale. Oddio, qua sapevamo che era una serata così. Anzi, siamo già contentissimi di avere 133 persone. Mio Dio, ragazzi, 133 persone per vedere me e Collateral giocare a Rez. Ma siamo contentissimi. Grazie a tutti. Non stai giocando bene. Prendo un coglione. No, dai, vabbè, sto. Ma tu te la sei cavata bene. Che alla fine lì non sapevi che a certi punti ti devi girare a tradimento. Perché fa you, that's why. Sostanzialmente, Tetsuya Mifunushi vuole il tuo male. Pasquale, poi mandaci disegni, sì. Mandaci cose, facci sapere che stai lavorando. Yugali sa. Yugali sa, vabbè, allora poi chiediamo direttamente alla dottoressa. Perché non si ha mai, vedi che c'è la precina. Ah, la precina ti dice in che direzione vai. Qui là sono missilotti, vabbè, quindi devi togliere. Li toglie tutte. Nel dubbio, scassa tutto coso. Spara. Allora arrivano. Siamo la resistenza. Siamo la resistenza. Poi non tutti missilati. Andiamo a passare quelli là. Facciamo prima più secchi questi quattro. Così facciamo più punti. Botto l'ho perso. Abbiamo Telegram? No. Non abbiamo Telegram noi. Ma abbiamo Discord. Abbiamo Discord. Vieni su Discord. C'è tanta bella gente su Discord. Fatemi un DS. Fatemi un DS, amici. Fatemi un DS. Punto esclamativo DS. Volete vedere il nostro server Discord? Pasquale, se ti va, vieni a trovare. Abbiamo un Discord molto bello. Pieno di gente interessante. Che cose molto interessanti. Tra cui quadretti che dicono che morirò fra i cavi. E. Quindi, niente, è molto bello. Vieni a trovarci se ti va. Se vuoi stare in compagnia, se vuoi parlare di videogiochi, robe, fatti, ma soprattutto di me, che muoio a Rez. Forse, madonna quanti ne sono. Porca troia, missili. Però ci sta, Però ci sta, tu schiatta. Tu fatti sempre tu. Tutto giusto, braccetti che se ne vanno. Gente che muore. Tre colpi. Dai, per livellare. Eccolo lì. Prendilo. Livella, attenzione, prendo il livello, spam, ci facciamo anche la parte finale. Dato quello è il cubotto che è proprio sulla copertina di Rez. Pari pari. Livello, ok, dai. E quella è la chiave di accesso alle aree successive. Quindi le reti, ripeto, funziona veramente così. Io sono un hacker, cioè, incallito. Lui lavora, fa l'hacker al CERN, proprio perché comunque è noto che il CERN hacker a cose. Pieno di hacker, certo. Ok. Pieno di hacker. Di hacker al massimo. Pieno di hacker. Pieno di hacker sicuro. Gli hacker della polvere. Cioè gli hacker. Anche pieno di amianto. Anche a cui lo stanno togliendo poco la volta. Dammi il cubotto. No. Ok, mi sono sparato un overdrive lì perché stavo morendo veramente come un coglione e mi sarei intossicato malissimo. E non mi andava di perdere ora che stavo prendendo il livello. Quindi avrò un overdrive in meno. Livello 9, ok. Quanto c'è un altro livello o rimani così? No, 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 ci sono altri due livelli. No, no, tipo di povera. Altri due livelli. Altro. Altro, sentite il rumore quando parte il missile. Tring. Ring, tanto che lo rimandi indietro e lui scoppia, quindi io devi aspettare sostanzialmente che lui te lo spara addosso per rimandarglielo indietro. Dai, dammi un altro cubotto che. Buonasera, Yashi! Ciao Yashi, ci sei mancato! Sei arrivato in ritardo, in fondo alla. Che versione è uscita? Non è uscito. Mars Mega, anche io Mega, va bene. Non sono riuscito a fare meglio di Plato. System is trying to shut down, trapping you inside. Quindi il sistema si sta provando a. Ah, quindi non solo stai cercando di salvare sta strunza e stiamo ammazzando, ma devo pure portarti dietro. Sì, dietro. Grazie, Flaviuzzo.
fondo alla discoteca. In fondo alla discoteca, sì. Stasera, fino a Bisboch e disco Bisboch sostanzialmente. Allora, ora viene la parte ora devi fare, sì, figlia di puttana. Pattern. Aspetta, c'è gente. Ah, ok. Non c'è solo questi. Ok. Falli subito perché poi il tempo è accumulativo. Quindi... ah, voglio già schiantare quello sotto. Appena compare, appena, compare appena lo rilasci, appena lasci il pulsante, devi subito già premere, sì, sì, tenere premuto il nuovo, perché così locchi già la nuova roba sostanzialmente. Trippatissimi, vabbè, ma minchia, siamo in trip totale. È giusto così. Se in trip anche voi, ragazzi, scrivete trip se sentite. Scrivete trippa più che altro. Trippa. Ciao Will, buonasera. Perché poi sono quelli che girano. Sì, 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 mi ricordo. Becchi subito DeFi, perché DeFi comunque con un'area del minino, sì, molto più piccola. Vabbè, perché mo' sto a fare lo sborone che lo conosco, ma insomma non è banane comunque. Eccolo qua. Allora, lui si incassa. Che devo fa? Allora. A te non l'ha fatto. Ma cambiano un po' i pattern, eh. Bravo. Forse. No, ma questo l'ha fatto pure a te. Allora, perché vedi, ancora non gli sto togliendo vita. Qua. Yes. Dall'altro lato. Dov'è? Sotto. Torni. Eccoli qua. Sai perché si deve aspettare? Ma guarda, lì che cresce queste foglie sostanzialmente. Guarda, manda quegli impulsi e nei punti in cui manda gli impulsi su questa sorta di rami, poi, vedi, fa vedere da dove escono. Ora sono vicinissimi, infatti mi sta inculando male. Però vedi, sono molto vicini. Li puoi sparare prima che si corra. Li puoi sparare prima che si corra. Sostanzialmente, basta vedere da quale ramo sostanzialmente li stai inviando. Quello vicino però almeno non cacciava mine. Magica trippi, sì, infatti sì. Non c'è trip per Gatsu, giusto il Mario? Tutto giusto, sì, ma quando gli faccio danni a sto stronzo? Non mi ricordo, comunque. Perché diceva. Finché non lo ammazzo e si va così. Ah, forse devi solo resistere. Però io le vado un po' di attuare. Sì, avevi tolto. Tipo una cappola, però. Quando ho visto quanto gli avevo arrivato ho fatto sì, vabbè, questo pochino. No, ma c'è una roba, eh. Non ci vuole tanto per chi. Mannaggia Pasquale, mi dispiace tantissimo. Se no lo trovi pure su PC comunque, sì, c'è, sì, l'app su PC. Ma anche senza che ti installi l'app lo puoi aprire dal browser. Infatti sì. Di nuovo momento droga. Dietro. Ma è lui? Ah no, qua ero morto io. Ah, ma è lui, devi sparare a lui. Ah, basta. Cioè quindi bastava che lo diavolo così. Praticamente era fatto. Attento. Era praticamente fatto. Però devi beccare il volo, sennò ti muro. Perché ti gira intorno e ti lancia i missili, vabbè. Andiamo. Non è un gioco complicatissimo, diciamo, mo ci piatto come un coglione sicuro appena lo dico, però no, vieni qua, ok, quello l'avevo mancato, attenzione, palle contro palle, non è il dubbio, puoi pure non caricarvi colpi di spore singolarmente di modo che arrivano più velocemente, e lui se ne va al creatore forse. Boom, guarda questa esplosione iridescente che fa. Mars Mega has been destroyed. Evasion successful. The Dioste diventa un'anguria. Grazie mesi. Mille per l'abbonamento. Guarda lì, Shutdown 89,95. Support item 75%. Il 75% degli item disponibili. Mi faccio l'ultima area nella versione Dreamcast. E poi passiamo alla versione nuova. Che sono le 10:30. Quindi siamo in perfetto. Che meraviglia, sì. Che meraviglia data. Tanto è una versione da PC, ho sbloccato tutto. Possiamo andare direttamente nella terza area. Ma sarebbe anche lì interessante vedere come funziona
la nuova area, perché la versione PC ha una sesta area, si chiama Area X, che funziona in maniera leggermente diversa. È un gioco quasi diverso, diciamo una reimmaginazione di Rez in versione totalmente VR, in cui veramente puoi muoverti a tutto tondo e non è solo un rail shooter sostanzialmente, e quindi è ancora peggio. Dai, dammi un cazzo in boccia così mi pompo. La bellezza comunque totale di questa grafica, che era già retro, già retro. Ah, prima ho detto brillocco. Il brillocco a Napoli è tipo il è il brillante, tipo l'anello, no? Esatto, è l'anello. Anello di fidanzamento, sì. Ma quello un po' pacchiano. Quello pacchiano, quello con caponone col diamantone. Diamantone di vetro, quello però. È il brillocco. Ma non so se è una cosa che solo di giù o si dice anche altrove. No, a Roma secondo me si dice. Nessuno ha provato a rifarlo per il Vectrex. Stavo dicendo prima, secondo me sarebbe fighissimo in grafica vettoriale. Cioè, totalmente vettoriale. Il problema è che col cazzo che hai un monitor vettoriale in grado di farti questa, darti questa velocità di scansione. Perché il guaio è fare tutte queste forme, cioè andrebbe comunque ristilizzato, ripensato, perché tutte queste linee, un monitor, il fascio, diciamo, di elettroni del tubo catodico non ha la velocità per fartelo vedere. Il fascio sì, i magneti che stanno dietro. I magneti ce la fanno, lo switch è un po' un casino. Infatti, io forse è un oscilloscopio. Un oscilloscopio cazzuto, ultra fast, sarcastico. Prendo il pallocco. Prendo il pallocco, però cerco anche di non morire, che potrebbe essere una buona idea. Dici che è utile non morire nei videogiochi, pensa sì, un po'. Sì, guarda, ora sono diventato già la forma quasi definitiva. Manca un ultimo livello. E ora. Eccolo qua, pallocco. Zambagni si è ristretto a stare andando a mangiare gli animali. Quindi si è ristretto un'ora perché tutti gli animali che c'hai. L'altro vibra, amici. Vibra bene. Vibra il ritmo di musica. Vibra così come la mia testa, sostanzialmente. Ma vibra così bene che non te ne accorgi che vibra. Tra l'altro ricordiamo che questo gioco, nella sua versione PS2, aveva un add-on che si chiamava il Trans Vibrator, che era una specie di scatoletta. Una specie di... immaginate una... Già santa, stavo morendo comunque io. E immaginate una specie di batteria USB, no? Più o meno la forma di una batteria USB moderna. Un po' allungata, tipo. No, un po' allungata, che praticamente veniva utilizzata. Di fatto poteva essere utilizzata come vibratore. Cioè, nel senso, letteralmente come vibratore. Era pensato in maniera un po' tongue in cheek, di quelle cose che ti dicevano e non ti dicevano, ma era pensata per le ragazze, per essere utilizzata come vibratore e, diciamo, pariare al ritmo di musica, sostanzialmente. Anche per le ragazze. E perché tu dovevi giocare. Ah, vabbè, in effetti. Volendo potevi, sì. Hai ragione, però diciamo. Dove te lo avresti messo? E appunto. No, è che non. Non è trans vibre, trans come trance, come la musica. Trans, come lo stato di coscienza alterato, sei in trans. Quelle robe lì. Trance vibrator. Eccolo là, infatti. Grande Appius. Tra l'altro sto quasi raggiungendo la forma definitiva. Vi faccio vedere anche la forma definitiva. Che è Padre Buio la forma definitiva. Abbonato per 5 mesi. Grazie mille Padre Buio. Attenzione, forma definitiva. Vediamo un poco. Ok, allora è interessante. Subito gli aci. Ciao Gasdotto. Non come fosse il pesce, non l'ho capito. No, era una specie di scatoletta. Era una scatoletta che vibrava. L'attaccavi via USB alla Play e faceva robe. Sostanzialmente. Dammi cose. Dammi il cubotto. Dammi il brillocco. Dai che raggiungo la forma definitiva. Santa Alleluia. Eccolo lì, guarda. Guarda che tamarro. Lui ha raggiunto Mamma mia, ha proprio raggiunto il Nirvana. Comunque, Luke, non stiamo rubando il lavoro a Babbi. Ci stiamo mettendo in pratica gli insegnamenti del Sensei. Guardalo che sparo i laser dalla barriera, che caponata. No, mi ha delle val... Ma che cazzo devo fare lì? Ma no, ma sei stronzo, tu serpienti di merda. No, mi ha delevellato, asfaccino. Vabbè, di una botta sola però. Sì, e ti credi, quante mi doveva delevellare? Prossimo solo per drive, ti culo male. Dai, siamo per drive, vediamo un po' se fai lo stupone ancora. Infatti non fai lo stupone. Faccia di cazzo. Attenzione. Ho preso il brillocco. Vabbè, andato così. Forse lo caccia questo. Forse lo caccia quest'altro. Forse lo caccia un cazzo. Vabbè, dai. Mannaggia, ora che ho raggiunto il Nirvana. Ma è così. Il Nirvana. Che figa. Nirvana è un altro. Il Nirvana è. Infatti sì, quelli di Nirvana non è che sono durati tantissimo. Purtroppo. Povero Kurt Cobain.
Quindi sì, c'era una componente sessuante in Reds, c'era, c'era comunque quella roba. Sì, è un po' così, un po' cosa. No! Ok, prendilo. Bravo. Tutto giusto. Tutto giusto, questo gioco è tutto giusto dall'inizio alla fine. Non c'è niente di sbagliato. E inviare è ancora più bello, ma soprattutto. Ok, no. Scusate. Puoi spammare in realtà i missilozzi. Perché quando ti arrivano i missilozzi addosso, non ti conviene fare il lock-in. Ti conviene spammare, così gli arriva subito addosso. Se non è capace, che per quando rilasci e finisci la combo, lui ti ha già inculato male un paio di volte. In generale, comunque, quando ci sono più nemici, è sempre quel risk-reward. No, siamo sempre lì, insomma. Videogioco. Videogioco, risk-reward. Il sale della vita, no? Poi dici Dark Souls. Però, sempre stato lì. Souls è uguale, proprio stesso. Proprio uguale, proprio. Giochi per me. Reds è un gioco per me. Dark Souls un po' meno. Vabbè, io mi gioco in overdrive. Ma che Dark Souls? Non so, tu non ci hai mai provato veramente. Non ci ho mai provato seriamente. Non è così difficile. No, lo so, è che mi rompevo il cazzo. Ma io mi rompo il cazzo. Che Bloodborne è difficile, secondo me. E Bloodborne ho finito. Boss? No, ancora no. Oh, ma questi erano nemici. Porca culo. Che figata, guarda qua. Dei cubotti che arrivano verso di me. Ciao, video PG. Ciao, video PG, buona serata. Venus Giga. Attenzione, ho sbloccato la forma Giga. Quindi ho sbloccato la... il punto Giga. Ho sbloccato il punto Giga. Si vuol dire che ho distrutto più del 90% dei target, sostanzialmente. Mi fa un culo a cavallo. Mi fa un mazzo a tarallo, non te lo dico proprio. No, devi puntarlo lì, che lui ti spara i laserini. Sentite il tunz, amici, la musica è giusta. È troppo alta, è troppo bassa. Questa musica non potrà essere mai troppo alta, vaffanculo! Mi ha preso! Mi ha preso, mi ha preso! Figlio di zoccola, sì. È anche un po' il tagliaerbe. È anche un po' molto il tagliaerbe, sì. Anche molto il tagliamerde, che era lo sdoppiaggio degli Yakuza, se non erro. audio top cane, ottimo. Beh, audio top a prescindere dal volume questo, dai. Infatti sì, l'audio è troppo truzza. Gasto tutto fuori. No, ma che truzza, no. Sì, è truzza, ma è truzza giusta. Perché il truzzo non è brutto per forza. Il truzzo, se fatto con classe, come qui, è giusto. Il truzzo è bello. Non manco muore. Ma io devo sfondare tutti gli scudi. È il firewall questo, no, stai tirando giù il firewall. Sto tirando giù il firewall pezzo per pezzo. E ripeto, si fa veramente così. Sì, no, gli ho scritto fire, infatti fire. Si chiama, se vedi sopra, no, fire si chiama fire. Ah no, shell si chiamano. Perché ti fa vedere nella lista lì sopra esattamente gli oggetti che stai sparando. Hai ragione, Gasdo, non hai detto che è brutta, però è pur di ragione. Però no, però hai detto è troppo, troppo è una cosa negativa però. Il truzzo non è bello, se non è litigarello. Giusto, Doraz, grazie. Capolavoro Red, ciao Retro di Booty. Scusami, te l'avevo visto. Ma attenzione, mo questo bullet quando... No, 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 no. Calmo, calmo, calmo. Mamma mia, guarda sta roba. Mamma, no, è subito Ace Combat all'improvviso. Subito Ace Combat. Il combattimento del... del tubo di frutta. Ricordiamo. E si chiamano fish questi qua. La biscia ha mangiato. La biscia ha mangiato. Direttamente abbiamo un codice. Tre... come dice giustamente... è trezzo. No, no. Quelli viola sono più stronzi. Dice Yachi che sto ricordando più psichedelico perché è quasi sobrio. Quasi sobrio. Sarà QM, non lo so, però a me non sembra così sobrio, dai. Oh. No, sobrio. Comunque, non è esattamente come gioco del 2001, ragazzi, ma di che stiamo parlando? 2001, sta roba. E il 2001 non è ancora uscito una minchia dappertutto. Che era comunque l'era di passaggio. Film, era appena uscito il film di Kubrick. 2001 che stanno spazio. Ah giusto, è appena uscito. Giustamente. O forse no, mi ricordo. Basta, questi pod del cazzo devono morire. Non c'ho manco gli overdrive. Ok, mo, finito. Grande. C'è un collegamento fra Reds e Cosmic Smash. Allora, sai che, boh, sono entrambi Sega. Però, però per il resto non so dirti. Perché in effetti la grafica è quella, però è anche quello stile wireframe, mo ci vuole, come, come nel caso del tagliaerba che andava bene
andava un po' su tutto. Non dico andava di moda, perché era un po' finito, però cominciava a esserci già quella nostalgia per quell'estetica wireframe, no? Un po' come il nero, no? Però apparentemente dovremmo anche fare questo. Dobbiamo fare il giapponese originale. Dobbiamo fare il giapponese originale. Questi così mi arrivano da dietro e mi inculano in male. C'è un suono che è identico al suono delle sound. Io mi sto flashando malissimo. Poi però gli sparo nella... dritto dritto nello sgargabonzo lì. È perso tutto. Forse la mia occasione è che non lo sapevo. No, 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 no. Cioè, è meglio se li sparo da così, perché se mi arrivano di faccia almeno così li vedo e sì, posso montarli. È come quando uno cammina sulla strada e non c'è il marciapiede a piedi, che deve andare contro manico per almeno vedere da codice della strada. Esatto. Mi raccomando, se siete per strada e non c'è il marciapiede, dovete camminare sempre dal lato sinistro della strada. Mi raccomando. Ok, mo ti vuoi aprire? Sì, vai, la vai. Prendo. Chiavaglielo tutto in faccia. Bam! 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 Che senso non fa trovare il nostro account? Devi andare sul... DS! Francesca Zambanni non è Discord. Abbiamo cambiato un po' di tempo fa perché Discord era un po' lungo. DS o Death Stranding. Salutiamo Kojima che sicuramente ci guarda. A voi scissu, ci facci. Basta, non ti abbassare. Ne è rimasto uno solo! No, il cazzo, ti ricrea, ti ricrea, ti ricrea. Ah, è a tempo! Ti ricrea in continuazione, sì, devi... Perché in realtà tu non devi rompere quelli là, sono solo a romperti le scatole. Ah, è a tempo tutto, dici, no? È a tempo tutto, ma quelli di lato no. Perché io sto sparando naturalmente a questi cazzarielli romboidali, ma anche a questi punti trapezoidali che sono sotto il suo reattore. Quelli lì non si rigenerano, quelli che si rigenerano sono gli aquiloni, sostanzialmente. Cioè, gli aquilotti. Gli aquilotti però ti servono solo a farti male, ma non contano ai fini del... Ok, ho visto malissimo. Ma visto prima lì. Forza! No! Proprio lui! Proprio lui, non c'è! Mannaggia, non c'è qua. No, c'è, dovrebbe essere. Gli aquilotti sono stronzi, mannaggia. No, dai, portiamoci a casa a sto livello. Dai, 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 che cazzo. Ah, self-destruct. Vabbè, ho perso troppo tempo e quindi lui si autodistrugge. Time over. Mannaia. Bello bello, ma mi viene da vomitare. Aspetta di vederlo in VR. No, in realtà è uguale. Però me lo dà comunque come fatto. Logout, bellissimo logout. No, è scomodissimo con l'analogia. No, l'analogia è impossibile. È veramente scomodo. Analization, tra l'altro, non analysis, ma è analization. Ma Rez ha delle pause oppure va avanti in piano sequenza all'infinito e oltre? Va avanti in piano sequenza all'infinito e oltre. È un rail, è uno shooter on rail, quindi sostanzialmente come tanta l'altra roba, stai sul tuo bel carruccio. Finito. Ah no, manca. Finito, manca l'area 4. Però quasi. Ah, ha sbloccato anche lo score attack per l'area 3. Però direi. Zambanni, non ti preoccupare. C'è stato un typo. Vabbè, chiaramente un typo, perché se ne avrebbe avuto lei alla fine, no? In effetti sì. Vabbè, infatti mi ha sbloccato cose. Direi che forse Shooter on rave comunque. Shooter on rave. è una buio la salunga. Categorizzazione perfetta. Retro reboot di Rez dura un'oretta se fatto dritto, senza gente che chiacchiera. Se gioco io 12 orette. Esatto. Però direi che abbiamo visto abbastanza di Rez su Dreamcast, sì. Ti do il trono. Ridammi il trono. Proviamo innanzitutto l'acqua. Ma magari sì. Sorridendo da sola come un mona. O come una mona. Non si può dire come una mona, giustamente. Beh, si può dire mona. Si può dire ma... in effetti sì. Ok. Direi che giochiamo invece a Rez Infinite. Cioè la sua riedizione. La riedizione di Rez rifatta in... Dove sta? Modern. Dov'è? In Modern. Eccola qua. In tempi recenti. Recentissimi. Un anno fa. Fatemi sapere se sentite l'audio. Spengo il Dreamcast. Spegni il Dreamcast. Spegni il Dreamcast. Spegni anche il PSVM. Così lo devo salvare, no. Ha già salvato quello che doveva salvare. Meglio su PS2 o su Dreamcast? In realtà credo siano abbastanza equivalenti come versioni. Beh, direi che non sfruttava nessuna delle due di console. La prima e più nota è quella per Dreamcast. Quindi, diciamo, è quella storica, sostanzialmente. E questo invece è Rez Infinite, cioè la versione rifatta recentemente. Se devi abbassare, però. Devo abbassare, ma non a loro, tra l'altro. No, no, a noi.
La versione rifatta recentemente disponibile su Steam, anche su PS4. E ora gli diamo un po' un'occhiata. Qua c'è un po' di roba in più, tra l'altro. Vediamo un po' con le options. Io devo sempre andare. No, V-Sync. No, non ci va il V-Sync, perché c'ho il G-Sync. Texture quality va tutto giusto. Quindi facciamo enter. Ask back. Lui perde tutto. Bene. E perché non mi va il mouse? Perché sei di là. Mannaggia il secondo monitor. Ok, eccolo qua. Perché qua si può giocare col mouse, ovviamente, su PC. Che è un po' più semplice, forse. Che è molto comodo. È molto comodo. Quindi Reds, proviamo un play. Facciamo l'area 4. Tra l'altro era quella che ho il 100% l'area 4. Mi sono un po' chiuso. Mi sono un po' chiuso a Reds. L'ho fatta in VR, che l'ho giocato tutto in VR. Infatti voglio vedere, sono anche curioso di vedere cosa succede con il mouse. Tra l'altro devo vedere un attimo come si spara. Key bindings, constraint mouse on. Giusto, l'unica cosa che perdo è la vibrazione col mouse. Perché giustamente non esistono i mouse con la vibrazione. No. Mouse, vabbè, R button, forward boost, vabbè, questo è per le altre aree, quindi vabbè. Mouse button, mouse di là. Amici, fatemi sapere se l'audio è buono. E ora... questa è la riedizione invece rifatta in tempi moderni. Sostanzialmente è uscita. Quello per Drive, sì. Perché la prendi con la grafica? Addirittura, questo è troppo polished. È troppo polished. Però secondo me non sarà forse anche il PVM. Il PVM che ti dava quel gusto, quell'equilibrio giusto fra movimento e troppo gusto. Troppo rifinito. Dice addirittura. Non che sia brutto, No, non è brutto. Però questo, cioè, diciamo che questa versione per me ha molto senso giocata in VR. Ma giocata VR così è veramente figa. La pulizia è estrema. Qua la pulizia è proprio estrema. Però sai quel righino, quella liesing. In realtà si potrebbe tipo abbassare un po' la liesing. Magari fa un po' di righine che ti danno un po' quel feel sminchiato, eh. O lo gioco in 720p. Ma lo sto giocando in 1440. Perché ecco, questo secondo me non serve per uscire domani. Perché? Ah, dici. Ma le aree sono tutte le stesse del... Sì, sono tranne l'area X. Okay, che è quella nuova, che hanno aggiunto. Allora, il PS è solo in VR? No, assolutamente no. Si può giocare tranquillamente con il pad, proprio come tutto il resto. Quindi, infatti c'è già varia gente che l'ha comprato mentre proprio parlavamo. Porca puttana, questi dove cazzo sono? Oddio santo. Ok. Vuoi un trevino? Ok, no, non posso fare questo. Grazie a tutti i filotti. Gentilmente, riusciamo a fare un level up. Eccolo qua, level upino, subito. Giustamente cominciamo dall'area 4 a cazzo duro. E lui giustamente ci premi subito con un sacco di papera. Passiamo la capa così. Tra l'altro, qua se non erro, si vede che mi guarda. Tra l'altro, un gioco che si può giocare una mano sopra, bellissimo. L'altra mano posso. Attento, missile! Tra l'altro, l'altra mano posso punzare, che è molto bello. Perché giusto, l'altra mano potrebbe fare così. Oppure potresti utilizzare un accessorio per questo. Sì, prendo. Sì, volendo. Il dual, sì. Il dual, diciamo. E ti metti di qua, Fabio, così leggi la shoot. Scusami, secco io. E poi magari ci facciamo l'area 5, ti fai l'area 5 in VR e poi magari faccio l'area X. Vediamo un po' dove arriviamo, okay. Però la cosa che mi piace è che comunque qua si vedono un po' più i dettagli degli sfondi. Anche questi sfondali fatti con questo finto CRT, effetto CRT spalmato sul Cristina d'Avena. Sul Cristina d'Avena. Esatto. E salutiamo che sicuramente ci sta seguendo. Una volta è passato, esatto. Una volta è passato. No, passò una... sì. Passò a casaccio. Mo c'ha la creatura, che da fa, giustamente. Non è che si vede, si mette a vedere. Due! Minchia, è rimasta una. Vabbè, non lo so. Una. Ciao, no. Pare, insomma. Allora, qua non devi fare niente, per dire. No. Brutto. Sì, che dice Red Sonico, giustamente. Non era ancora stata detta, in effetti. No. Leggi un po' che ha detto Zuma Zuma. La soggettività in questi frangenti è indispensabile. Per noi, l'amore è il mondo e i figli sono la. Giusto così. No, tutto giusto. Queste cose vanno dette. Prendiamoci il povero Amino. Però mi sa che c'è uno spazio.
Ra, diciamo, gli egizi ovviamente erano fluenti in dialetto veneto e di quelle parti lì. Chiaramente, chiarissimamente. Spalmato sul cristianesimo e roba da fare. Sì, in effetti sì, ma stiamo prendendo un po' quella via da lì, eh. E che sono stati stronzi, ma ne ho sparati i missilotti proprio in maniera del tutto infame. No! Bucchine mammo. Ricordamelo quello che non è. Conoscendo te, in effetti. Collateral! Ho già lei è rotto. Mamma mia, col mouse è un po' più semplice. Con questo mouse poi. Sì, e mo lo tengo pure a DPI bassi. DPI 1,5 miliardi. No, c'ho questo non sta 800 DPI. Mazza. Scraus. No, può arrivare a 8000. O 5000. Il signore acqua in bocca. il signore acqua in bocca per partire di queste. L'hanno preso in... Ma da dietro! Ma siete dei figli della merda! L'hanno preso da dietro! Vabbè. Mi hanno preso da dietro. E però subito level up, perché ho già quasi caricato la barra. Però la barra, Antonella! Ma non credo sia stata nella tua opinione, eh? Credo che sia l'opinione di tutti che... Stiamo dicendo dall'inizio della serata che un signore acqua in bocca probabilmente non aveva solo l'acqua, ma anche del... In bocca aveva di tutto tranne che l'acqua. E l'MD probabilmente, se c'era dell'acqua era a base di MD. MD, il discount, per esempio. Ah, il discount. Questi muri di faccia sono veramente figli di troia. Guarda qui che pulizia, però. Questi effetti qua sono micidiali. Pressione giga. Uranus giga, tra l'altro. Cioè, mi fa ti un giga. Un giga Uranus. Mi fa un giga Uranus, proprio. Iconicom, non hanno messo i sottotitoli su Twitch. I sottotitoli su Twitch c'erano da una vita. Ma quello che l'abbiamo attivato in noi. Queste cose non fanno male. È solo la punta. Devo scolparlo piano piano. Quindi in culo con i missili. Io mi sparo un overdrive perché ho avuto molta ma molta paura. E va bene così. Dove cazzo è il mio cursore? Ah, già che quello fa il lock automatico. No, quello overdrive direi. Quello overdrive si blocca. Spararlo. E gli devi giustamente togliere i cubotti. Devi fare il defrag della... E di che parte questa batteria? Questo stacco di batteria quando gli ho tolto tutti i cubotti. Comunque probing Uranus. Probing Uranus. C'era il... non mi ricordo che esperimento era. Si chiamava Janus. Sì. Come Giano, no? L'antica, solo che era in inglese, quindi era Janus. Non dovevo cambiare nome perché la gente diceva: ma cos'è un nuovo device della Apple? Ah, Janus. L'altro hai visto la figata che c'era il segreto? Se sparavi sì, al muro di Double Power Up, tipo qui, che però non ho fatto il tempo a prenderlo, vedi? Là siamo venuti lì. Dici? Sì. Questo si trasforma, questa è un po' sfigata che si trasforma in una cosa. No, vedi, c'è una verità. C'erano i bonus qua dentro. E dice un po'? Se c'è il Doveden ci piaceva. C'è il Doveden, l'ho trovato un poco pesce all'epoca, però l'ho giocato veramente solo all'epoca, quindi non saprei dire. Qua cosa c'è? C'è un altro palla. Cos'è questa cosa? Non l'avevo mai scoperta, ma spero che l'ho giocato. Non interessa. Quindi 100%? No, è possibile. Me ne ero scordato probabilmente era sotto l'influsso di sostanze tipo non so, la Coca-Cola, che è noto che mi fa scordare le cose. Ma vedi che questo guarda, lo scritto pure da giù. Vedi quando lo ammazzi, quando riesci a colpire lui per la prima volta fa tatarata! La botta di uno stacco di batteria. E ora figata, guarda, si trasforma in un omino. Questo è uno dei boss più belli. Questo è veramente una figa. Questo in VR con questo Cristo che ti passa a fianco. Qui sbocchi male, no, ma non... Però il fatto che tu non sei in controllo, quello che ti frega è quando sei in controllo della cosa e quindi il tuo corpo si aspetta determinate cose, determinate reazioni rimane altre. Ma se... Guarda, il just a passenger. Sì, qua sei just a passenger e devi giusto girare la testa. Sì, poi sei concentrato sul mirare con la testa, perché le VR fai il tracking della testa e basta. E poi ti usa un tasto. Sai cosa non mi piace? Questi cubotti rifatti qua su. Un altro tempo. Uomo che corre second best moment di Red. Sì. Qual è il tuo prim first best moment? Ho usato l'overdrive, quindi ora mi viene in culo male, sì.
quindi nel dubbio l'ho usato, tanto sono 4 vaccini di colpe. Vabbè, è andata così, e lui quando lo colpisci fa lo stacco di batteria che è molto bello. Guarda là, casone. Tempo! Persone per questo viaggio di Sergio, guardaci che bello, noi abbiamo fatto questa strada. Secondo me non ci caga nessuno, se ne va la gente, chi se ne frega. Invece amici, l'amore di Rez, che bello, la lisergicità di Rez, la musica di Rez, i colori di Rez, il wireframe di Rez, ma soprattutto la droga di Rez. Posso? Alla faccia di tutti sti cazzo di Battle Royale de merda, Rez, oh, Rez Reds Forever, Reds Infinite. Io tanti colori, guarda, c'ho 3000, che cazzo me ne faccio? Allora, ne prendo pure un altro, eh. Vabbè, ma sei strozzo. Ma ha tolto l'overdrive mentre c'ero davanti. Ho fatto Uranus Giga. Hai fatto tu il Giga? Io ho fatto un Uranus così. Ho fatto. E questa è l'ultima. Questa è la 4, no? Ma c'è la quinta, che è il boss sostanzialmente. La vuoi fare in VR o la vuoi fare semplice? Va, possiamo anche farla inviare, non so. Guardate che non guardiamo per forza Rez, ascoltiamo e guardiamo voi le cose assurde che dite. Vabbè, fino al momento, guarda, support item 100%. Tac tac. Tac tac. Vabbè, qua non c'è niente da sbloccare perché qua ho già sbloccato tutto. Che Rez, quando è uscito Rez Infinite, mi sono chiuso male sostanzialmente. Ora c'è Fear is the Mind Killer, l'area 5. Flavio, che dobbiamo fare? VR per te? Va bene. Però mi devo lasciare le scarpe, perché sennò caschi. Perché sennò caschi, anche se è un gioco che giochi anche da sempre. Se è un gioco che devo giocare. No, mi devo alzare per mettermi il visore, no? In effetti sì. Ti immagini il casco col visore addosso, sai che... Minchia. Fear is the Mind Killer è bellissimo. L'ultimo brano che c'è è veramente una figata. Tra l'altro, lezione importante anche nella vita. Fear is the Mind Killer. Non lasciatevi spaventare da nulla, nemmeno dal vomitello di Rez. Ora però io devo chiudere il cazzo, gioco, resettare il... devo far partire la VR. No, tu basta che stai seduto dritto nel momento in cui parte il gioco e va tutto bene. Quindi allora, mettiti di qua. Amici, questo è un momento delicato, cioè nel senso non funzionerà un cazzo. Sappiatelo, ecco. Perfetto. Perché comunque la VR è così, indossa il visore per attivarla. Ma tu vedi senza occhiali? Ma vabbè, non è che dove leggere chissà che in Rez. Va bene. Prendiamo il sacro controller. Aspetta, lo passo di stat qui. Attiviamo il sacro. Non ti mettere troppo sotto, che sennò poi non ti legge. Così va bene. Vedi? Sì. E vi rangerò un bro cazzo, scusami. Sì. Lo dovevo dire. Simpatia, cortesia. Bene, quindi mi devi dire tu quello che devo. Ma soprattutto, sciatalgia. Ecco qua, avvia. Rez in Steam VR. Allora, la visuale della VR purtroppo non è delle migliori per il per lo stream. Girati un po', vedi un po' da dove ti ha messo. Ah, vaffanculo. Vabbè, girati con la sedia. Che te ne fotte? Mi pare che di default forse è orientato di là. No, in realtà è andato dritto. Ecco qua. Ma com'è che c'è l'avviso per l'epilessia? Non capisco. E come mai c'è l'avviso per l'epilessia? Mi mettiti le cuffie. No, mettiti. No, poi non sento veramente cosa mi dici. No, vabbè, mettitela solo. Mettitela solo di solo qua. Questa, no, questa non la sento. Questa qua tienitela lontana di modo che la senti, ma senti anche me. Eccolo qua. Dentro la VR. È fighissimo. Come in VR? Dicevi che non dava vomitella. A me no, però io sono veramente super sgamato oramai con la VR. All'inizio mi dava un po' fastidio, ormai invece è una figata. Vai con Rez. Vai con play e vai con aria 5. Si spara col grilletto? Sì, si spara col grilletto. Io ho già un sentore di vomitella impeccabile. E l'overdrive come si fa? Non mi ricordo, forse col pulsantone sopra. Vediamo come va la vomitella. Se è troppa vomitella, togliamo, non ci sono problemi. Tra l'altro questa è la telecamera con meno vomitella. Cioè proprio ci sono tre telecamere. C'è la telecamera più vomitella, meno vomitella e più vomitella. Cioè, media vomitella, meno vomitella, più vomitella. Però sempre vomitella è. Perché ora questo è il boss, è l'area 5. Quindi non ci sono i layer qui. Qui è una roba tutta strana, tutta particolare, tutta da scoprire, vedi?
Raga, per stasera ho fatto il pieno di esperienze psichedeliche, vado a fare compagnia a Morfeo. Buonanotte Doraz, è stato un piacere riaverti qua. Grazie mille per essere passato. Lo leggo alla seggio. Johnny Mnemona dice che sei. Luke McQueen dice che sei Johnny Mnemona. Qui c'è perché noi oramai siamo arrivati all'intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale comincia a parlarci sostanzialmente. E ci dice cose. Per la più parte fregnacce, ma anche cose abbastanza profonde. Comunque confermo che questo gioco è nato per essere giocato in VR. Vero, eh? Non lo sapeva nessuno, ma questo gioco è nato per il VR, prima che esistesse il VR. Questo è il vero sistema di specchi e leve, sì, in effetti questo è letteralmente un sistema di specchi e leve. Sicuramente di specchi, no, di specchi no, ma di lenti sì. E leve, boh, insomma, le leve sono dappertutto, probabilmente lo switchino è una... Il pad ha una leva. Tra l'altro vedi queste cose che mi ti dà fastidio, ragazzi. Ti cambia l'inquadratura. No, ma non si muove tantissimo. Comunque Zambani dice non è che non ci piace Rez, ma che ci piacete più voi. Oh, cuori per te. Anche quando siamo dei pesci a brodo. Bacini per te, Zambani. Grazie mille. Sono veramente contento che vi piaccia questa serata a Rez, così esplorato un po' in tutte le sue forme, in tutti i luoghi e in tutti i lati. Questo era un po' fastidio perché sei veramente alto. Sì? Tu soffri di vertigini? No, però comunque sto tipo nel vuoto a un miliardo di figli. Tu metteresti la cam vomitella Max, Luke McQueen. Ah, buon gusto. Vuole? Basta niente. E Yashi comincia già a soffrire, perché e Yashi è comunque un cinetotico. Cinestetico. È un cinestetico, ha la percezione del corpo tuo nello spazio, porco due, ricordiamo. La definizione dello Zingaretti di cinestetico. Muovi meno la capa, Flavio, se no veramente diventa vomitella party. Vedi, in the quiet rhythm of the mother sea, life grew. L'altro mo comincia a farti, perché quella è l'intelligenza artificiale, comincia a sbroccare e ti spiega tipo la storia dell'umanità, spiega cosa ha capito della filosofia, dei fatti. È molto bello, è un'esperienza. Un po' il quinto elemento. È un po' il quinto elemento, è un po' così, è un po' di quelle cose che ci si capisce e non ci si capisce. Io, per esempio, non ci ho capito niente, se ricordiamo. Fear is the mind killer. Quando li ammazzi, no, è Fear is the mind killer questa. Ho alzato un pelo l'audio, perché comunque l'audio di Rez deve essere sparatello, bellillo, sfaccimiello. Maxate per la scienza. Maxiamo per la scienza. Ah, non posso modificarla ora, vabbè. Ho maxato a Flavio. Non posso modificare ora l'audio, il vostro audio, cioè già al massimo. Senza vomitella non facciamo l'esperienza, dice Lucme qui. Possiamo provare. D'altro nota che ora... che roba! E voli sopra, always seeking to survive and flourish. Minchia, l'area 5 era veramente un capolavoro di psichedelia, portami via. Questa qua è nuova, no? No, no, questa c'era, questa c'era. Era il finale, questa c'era. Questa c'era, era l'area X che non c'era. Magari dopo la proviamo, la provo io qualcosa. Ma adesso... Non lo so da dove viene Fear is the Mind Killer, Zambanni. Io lo penso la prima volta l'ho sentito qui. Guardati dell'overdrive nel caso. Che non sai manco come si fa, però si fa in qualche modo. Io continuo a muovere tutta la quelli della testa. Sì, in effetti è un gioco che fa gli esercizi per la cervicale, eh. Sì, la prima volta secondo me dovranno farlo che fuori con il controllo. Ah, è Dune Fear is the Mind Killer. Dune, dude. Cos'è? È Dune, veramente era Dune. Dune è una delle mie grandi mancanze, ma non ho fatto la valle, era tutti quanti dicendo bellotta, non sei nessuno, non ti sei mai letto Dune. E vabbè, comunque un giorno me lo leggerò, quando avrò tempo, quando sarò morto, va bene così. Siamo giovani, va bene. Bocciato in cultura pop per Diana. Sta succedendo il panico qua intanto, aiuto. In effetti nel frattempo passano cazzi ovunque. Con laterini sta svomitando lo svomitabile. Vabbè, stai ancora dritto, non t'hanno toccato, vedi? Per aprire il portal e poi prendere il cubotto. Solo che ci devi schiantare dentro. E ora arriva l'intelligenza artificiale ad abbaffarti la voce. Non tutti effettivamente ricordano Sting in mutande. Guarda pure quella che, questa che è bella con la mappa orografica del mondo.
credo che qui... Ah, è anche un album dei Fear Factory, sì. Ok, quindi probabilmente sempla, cioè hanno, è campionato da lì sostanzialmente. Guarda che sorgono gli alberi. Una grande prosperità è arrivata mentre la, diva, mentre la vita ha conquistato perfino le montagne più alte. Sta facendo la storia del mondo. Intelligenza artificiale che è impazzita per il flusso di informazioni e che sostanzialmente ha intenzione di ammazzarsi perché ha... così, ha capito la bellezza della vita. Lo so che è una cosa che non ha senso, però apparentemente è così. Gear Factory, non Gear Factory. I must not fear, fear is the mind killer, fear is the little dead that brings total obliteration. Mass extinction came wave after wave. Guarda lì con l'esplosione nucleare, che figata. I will face my fear, I will permit it to pass over me and through me. And when it has gone past, I will turn the inner eye to see it gone. Where the fear has gone, there will be nothing. Only I will remain. Minchia, che figata. Grazie Zambagni, ma è una roba presa dal film e presa anche dal libro. Ciao Nicola Chiappe, ben arrivato. Nel frattempo c'è sempre più droga. C'è questa parte che poi all'improvviso sbrocca e decide che deve metterti questi fondali pseudo realistici. È molto bello, cioè, da, che ti ha fatto il mondo un wireframe nel momento in cui ti avvicini all'intelligenza artificiale che ha acquisito coscienza umana. Giustamente ha tutto forma molto più umana, tutto forma molto più simile alla natura che circonda l'uomo. Ci sono anche i cavalli, vedi, ma piccole nicchie si riempiono sempre velocemente. E vero, abbiamo citato Dune. Salutiamo gli amici di La Spezia. Amici che ci seguite dalla Spezia, lasciateci un messaggio se effettivamente ci state seguendo dalla Spezia. E diteci, alla Spezia c'è La Spezia? E se sì, quanto costa? E se sì, Flavio ha preso un missile in faccia? Probabilmente sì. Si sta anche nel film. Purtroppo devo andare, ma in realtà non vorrei uscire dal Trip Reds mai più. Grazie Retro di Booty. Neanche io rimango qua. Reds ti dice ciao. Come le caprette di Heidi sostanzialmente. E nulla. Ti aspettiamo la prossima volta. Buonanotte. Ciao, un bacione, vai io. Ok, so to once again prosper, grow and reproduce. Quindi sta sostanzialmente facendo la storia. Gli dice che comunque è tutto un ciclo. Il ciclo della morte, della vita, che si succedono e che succedono, si succedono e succedono. E niente, sta facendo un botto di fregnacce molto belle. Comunque siamo contenti di stare a sentire, specialmente perché, anche perché è una bella figliola un po' robotica che ce lo sta dicendo. Qui vedi che non hai layer, quindi la musica è dritta, cioè tantissimo, sei analyzing al 78%, non vai a botte di 10. È un livello un po' più lungo e ovviamente completamente tripposo. Che cazzo è? Tra l'altro lui switcha fra questa modalità texturizzata a colori a questa modalità invece, praticamente, non dico wireframe, ma è sostanzialmente una forma alternativa di wireframing, perché c'ha queste texture piattissime, proprio passate probabilmente su un filtro bianco e nero. Oh. Proprio con gli oggetti giusti. Sono un coglione. Non hai fatto il portale, ti ci sei chiavato dentro. Stavo guardando come un muro. Lo so, ma in VR è più semplice distrarsi. Mentre lasciamo questa esistenza e ce ne cerchiamo un altro, anche esistenziale, l'improvviso, così. Beh, si è veramente... Non è manco troppo pretenzioso, poi di fatto è uno sparatutto rocazze, cui miri e spari e possibilmente di droghi. Però è proprio bello. Si aggiusta anche qualcosa. Sì, si aggiusta pure qualcosa, sono entrambe. È una combinazione delle due. No, beh, il viaggio. La testa muove, cioè puoi fare solo con la testa oppure puoi fare con la. Io vedo che. Cioè, lo muovevo a caso. Attenzione al supposto. Minchia, guarda lì che si apre tipo angioletto. Dice il viaggio ricomincia da capo. Che cazzo significa? Dai saint di Fear e Killer quando mi pare ammazzi mostroni. Giustamente Zambani dice quelli che controllano La Spezia controllano l'universo. Proprio La Spezia, proprio lei. La Spezia in provincia di La Spezia. Bravo, fatti il portale è quello che cula male quando meno te l'aspetti. Guarda, ti manca un paio di missili e uno lì. Ok, cula, non l'hai fatto. Vedi se riesci a schiantargli la cavola con un botto di punti. Bravo, l'hai fatto alla fine. I hold within me the memories of all that has passed. Quindi
tengo dentro di me le memorie di tutto ciò che è passato, che lei ovviamente è l'intelligenza artificiale che gestisce un flusso di informazioni infinito, a memoria, a conoscenza di tutto. Quindi questo delirio esistenziale di questa intelligenza artificiale fin troppo umana, mentre Flavio raggiunge il nirvana. C'è ancora un altro stadio, non mi vorrei sbagliare, ma c'è ancora un altro stadio. No, questo è il massimo. No, c'è ancora un altro è stadio. Ovviamente il massimo questo. Come va Flavio, dice? È una figata assurda. E giustamente dice Zambanni Killer. Pare che dice Zambanni Killer, effettivamente. E ora, ecco qua, con le aree analizzate, arrivi dall'intelligenza artificiale stessa, che però poi ti flasha, ti trasforma, senza un motivo, in un bambino, e tu, in forma di bambino, vai a rompergli il culo, sostanzialmente. Guarda qua che bellezza. Ora ti abbuffa, dove vale tanto? Chi sei? Ah, questa mi pare che è una sequenza così. Devi sparare qua. Guarda qua che cazzo di effetti bellissimi. Che ora sei il bambino e fai gli spilloni. L'animazione d'attacco del bambino sono gli spilloni. Occhio, fai verdi. Vai, bravo Flavio. Grande così. Fino a così. Ma c'hai tante stanze con, mi pare, tutti i boss di prima. Però in versione semplificata. Diventi GLaDOS. No, l'hai fatto. Pia di tutto, mangi di tutto, cosa, mamma. Non ho capito come si fanno gli overdrive, però. Col pulsante sopra. Il centro così. Col centrale, mi sa, sì. Non mi vorrei sbagliare. Chi sei tu? Non avvicinarti. Perché tu ormai sei arrivato al nucleo dell'intelligenza artificiale. Che ti... In chiusura ci fate vedere la telecamera full vomitella. Va bene, ma dopo, volendo, si può. Fammi una run del primo livello, che tanto è semplice e veloce, e è comunque la mia musica preferita di tutte. Devi schiattare qui gli scarraponi, sennò questi sfumano, sennò... Overdrive. Sei tornato a livello precedente. No, sei tornato, questo è il livello ultimo, perché lo stadio di bambino è il livello supremo. Questo qua è l'ultimo stadio, quindi livello 5. No, ma è troppo veloce. Devi spararli singolarmente. Ma l'overdrive non si è attivato? No. Che si fa l'overdrive? Vabbè, hai preso il livello. Sì, ma stavo tipo, cioè, scrittando. Vabbè, piano. Ok, prima ha detto nome. Perché? Giustamente, dice, perché stai venendo qua? Che altri tasti potrebbero essere? Qua da pensare. Ah no, questa è la pausa. Però puoi vedere controls e vedere comunque le cazzo è. Key bindings. Overdrive. Facciamo così, te lo chiami, te lo faccio io. Non lo so. Che controller B, ma questo non è un controller. Ah, forse sai qual è? È il laterale. Questo qua. Sì. Basta che stringi, praticamente devi stringere. Io faccio così. No. No, mi sa che non lo prende quello col binding, che sarà un binding diverso. Su cosa l'hai premuto ora, Flavio? Mannaggia te. Metti tu un tasto, prendi un tasto. Ok, no, se... Vabbè, me lo chiami tu. Esci. Io me lo fai. No, dovrebbe essere quello là laterale, Flavio. Ma l'ho premuto, questo qua. Questo qui, sì, la spalla. Prova già ora se vuoi. Continua. Sì, esatto. Vai. Esatto, ma tu chi sei? Atla! Come Atla! Quella roba lì. Giusto. E così però un po' meno capo. Vedi che quelli si stanno attivando, quindi tu devi sparare per evitare che si attivi la solita. Però forse riesci a ammazzarlo prima del tempo. Vai, spara dritto, spara. Non ti preoccupare. Non dovresti fare, quello là si sta riempendo, mo ti incula male, attenzione, ti incula male. Ma lo inculi prima tu, vai, prendi tutto, diventa bambino. Diventa la forma primigena, diventa un bambino. Assorbi di questi sarchiaponzi. Ti manca un solo cubotto. Non hai paura? Angulo, no. Se ho paura. Angulo, no. Se ho paura. Tu sì. Paura. Vai, Flash. Amici, serata un po' più sperimentale. Ci fateci sapere se vi sta piacendo. Se. Vabbè, comunque, Rez parla da su.
Non le facciamo più. Ma come non mi piace? Vabbè, in effetti Overdrive, Flavio, bravo. Bravissimo, bravo. Gira, gira a capo, gira a capo. Capito. Vai, vai, vai. Ah, questo è il tizio, è l'uomo che corre, sì. Bello. Vedi, questo andrebbe fatto sulla mia sedia, che almeno non puoi girare. Si è squagliato? Si è squagliato? Vai, vai, vai. Vai, esercizi per la cervicale. Vabbè, si è sparato overdrive, giusto così. Attenzione, sì, 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 aspetta, no, tienilo fermo, tienilo fermo che spara solo quando sta davanti, sennò si riesce a beccare. Vai, 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 sennò impazzisce, qui sta correndo velocissimo, infatti poi te lo fai, tra l'altro gli dà 3 overdrive. E manco un cazzo di coso, però, ma è un cavolo per diventare la forma definitiva. Rez parla da solo e poi lo sfruttano, infatti sì, eccolo Rez, parla un po' da solo. Salvami, all'infomise, non hai paura, salvami. Permettiamo di cazzo. Quanta poesia, vai. Quanta poesia, quante fregnacce. Quindi quello era il boss dell'area 4. Ti ha fatto riaffrontare tutti i boss. E ora son cazzi, amico mio. E questo qua, non mi ricordo, non era banane. Boss finale non era banane. Tra l'altro vai, vai, Arin, Dirin, tutto, derivano i missilozzi in faccia. Ah, che bellezza comunque questo coso, eh. Vai, vai, scassa tutto coso. Vai, vai, quello sta facendo il laser. Vai, vai, vai. Era sotto. No, 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 ma non ti ha colpito. No, però lo colpito. Vedi, comincia a ricostruire la sua immagine e lei comincia a parlarti. Ma questo in VR, ragazzi, va veramente perfetto. Sì, eh. Che è proprio qua. Dov'è? Lo vedi proprio vicino. Com'è in VR? È nata cosa, eh? È proprio una cosa. Ma questi quasi ti inculano, quindi li devi un attimo schiattare prima che, come diceva il saggio, trova il signore prima che lui trovi te. Mi spiace che la telecamera è così piccola, cioè almeno quella che vedete voi a schermo, ma non sono riuscito a modificarla per farla vedere in widescreen, perché questo in realtà è il quadrato che rappresenta uno dei due occhi di Flavio, cioè non letteralmente gli occhi di Flavio, gli occhi del cuore. Gli occhi del cuore, 3. Sì, 3, perché la qualità ci ha rotto il cazzo, perché un'altra televisione non è possibile. È così come un altro Twitch. Scoppia, lei si ricompone di un altro pezzo, eccola qua. E attenzione amici, arrivano le zinne, boobies, all'improvviso. Come spezzare tutta proprio la magia. Però, arrivano. Comincio a prendere delle texture nel frattempo sopra questi polimeri. Sì. Peccato non abbiamo la grip per sfondarlo di mazzate. Sì, ma in realtà lo stai salvando dalla corruzione dell'umanità su quest'anima pura, come un'intelligenza artificiale. Quindi un essere, come dire, più puro non si può, corrotto però dall'informazione, dal flusso di conoscenza. Informazioni quantistiche. Dalle informazioni quantistiche, ma soprattutto un'entità corrotta dalla quantità di fregnacce che ti sto raccontando, amici. Però è bello così, perché Rez è così. Quelle cose che ci si capisce o non ci si capisce, ognuno ha la propria interpretazione. Io la vedo così, mi piace molto questa idea di questa intelligenza artificiale. Sei diventato un bambino, grande Flavio. Questa intelligenza artificiale è comunque è corrotta dalla natura umana, tanto da volersi ammazzare sostanzialmente. Perché? Niente, perché non ce la fa più. Tra l'altro gli è scassato pure un anello. E mo se la piglia male, perché quando torna il marito dice dove sta la fede. E gli è scassato un anello. E così nel frattempo schiatta di mazzate quel muro là. Pure quando c'è. È scoppiato, ti pigli anche un altro poveraccio. Tutto giusto, amici. Flavio, continua così, corna facendo. Mo devo morire, ma perché devo morire? Corna facendo, dai, ho detto pure corna facendo, che già fa più. Ah, esatto, sto gioco ha tutto, avventura, azione e adette. C'ho anche tipo altri 3 overdrive, esatto. Sì, questa di sì. E che nella modalità VR non te li mostra schermo fisso per evitare. Dai, abbiamo levato, si poteva fare. Ah, è vero, sì. Hai 4 overdrive. Cioè, a un certo punto ti direi pure giocateli, perché va fuori. Anche perché c'hai tipo altre 2 barre. Quando vedi un po' di mala parata. Bravo. Ne ho preso un altro. Ne hai preso un altro, quindi vai. Vai, vai. No, ora no, perché tanto è. Devi fare solo questa sequenza qui. Al prossimo giro, appena vedi un po' di mala parata, dai. Oh,
Fatto, sotto ci sono i quattro madrigalisti moderni. Però fanno ma vaffanzoom, si sente. Che bellezza. Lei apre le mani al cielo, finalmente liberata nella purezza propria, virginea dell'intelligenza artificiale non corrotta, sempre più libera dalla specie l'esistenza umana, dai legami che la bloccano in un'esistenza che non gli appartiene, e quindi poi però spara dei robot. Comunque va vaffanculo. E direi, visto che ha preso un overdrive, dai, bravissimo. Che mi perde il grande! Overdrive. Attenzione! Tutto l'overdrive. Ma l'overdrive là ci stava tutto. Sì. Ma come il caffeino? Dovrebbe essere finito, se non erro. Attenzione amici, finale di Reds. Qua c'è una musica molto bella. Tra l'altro è una roba tutta lunghissima, cantata. Stupendo. Altre fregnacce a schermo e lei finalmente compare. Tra l'altro te la fa vedere veramente da vicino. Sì. In VR. Cioè, qua. E qua, eh? La posso... Ah, è nelle sue mani, vedi. Vai nelle sue mani, ti prende nelle sue mani ed eccolo qua. Reds Infinite, Creative Director, Tetsuya Mitsuguchi, Osamu Kodera, Tokonori Uchida, Natsui Nishimura, Kenji Senba e un sacco di altri nomi che non riesco a leggere perché sono molto piccoli. Io sto senza occhiali, però saprei devi leggere. No, ma che devi leggere? No, comunque devo dire, pensavo bene senza occhiali. Perché il problema è che la tecca sono miope, cioè il display è qua vicino, quindi riesco a metterla a fuoco. Però ha... Ha un effetto ottico però quello, nel senso il pixel, io vedo i pixel. Sì. Però l'effetto di sfumino ti sminchia, secondo me. Sì, ma se vedi pixel non possono sfumare. No, ma perché comunque Tetsuya Mezzucci, sì. No, Mezzucci. Perché comunque tu stai mettendo a fuoco a distanza per qualcosa che stai mettendo a distanza. Io senza occhiali non vedo una minchia. Key Project, vedi? Dedicated to the creative soul of Kandinsky. Cioè il gioco si chiamava Key Project perché era dedicato a Kandinsky, infatti lo dice. E Reds Infinite Synesthesia Suit è quindi il nome della cosa. Il nome invece del progetto del remake, quindi giustamente suit, quindi il vestito di sinestesia in una sostanza. Scusami Flavio, stavo dicendo fregnacce mentre tu cercavi di dirmi cose serie. Good night. Ma che bello che sta, che notte. No, in realtà dici sempre good night perché non dovevi giocare per forza di in effetti sì. È libera. Comunque non sappiamo ancora l'intera verità. Tutta la verità. Non sappiamo ancora. Ecco, no, tipo per esempio a leggere le scritte. Sì. È dura. Tipo la T di Truth è una L per me. Fantastico. Che bello, quanta libertà. Abbiamo liberato la gnagna della IA. Analyzation 100%. Shutdown 94, supporto item 84. Comunque del tutto dignitoso. Il nome della cosa è il titolo che Umberto Eco non ha avuto il fegato di dare. Sì, in effetti sì. Flavio, vuoi fare un po' di Aria X? Mi faccio un po' di Aria X. Vai, dai, abbiamo... Prendi questo? Sì. Anche perché, cioè, Gesù, voglio un poco schiattarmi dentro la via. Tu ovviamente, io mi devo cambiare gli occhiali. Tu leggi, io intrattengo. Tu intrattieni, leggi la chat, dirò minchia. Aspetta, no, leggi la chat un cazzo perché mi devo mettere gli occhiali. Se no la chat non la leggo. Dove l'ho messo? Questo... C'è un giro di occhiali strano. Quelli sono i miei. Mie. Niente ragazzi, ho perso gli occhiali. Ma ci faccio, ma veramente il fusillendo. Cazzo. Secondo loop. Minchia la droga, amici. No, raga, serio. Oh, sì. Cioè, c'è il... Ah, ecco. Oh, c'è sì. Il paio di riserva in macchina, perché... No, vabbè, però, qua stanno. No, trovati. Vedrò. Vuoi il controllo? Sì, non me lo controllo. Okay. Ce l'hai? Grazie. Allora, prova un po' l'aria X. Allora, vai, allora, la famosa aria 51X. Aria X. Autoplay, questa è una cosa un po' diversa. Mi devi dare anche l'altro controller. Ok, aspetta. Dove ce l'hai? Là sotto, credo. No, questo destra, era quello sinistro. L'hai messo qua, no? No. Dove l'hai messo? Lì sotto. L'hai rimessa qua. Dammi la mano. Guarda, questo qui dovrebbe essere... Ah no, you can use either the left or... No, allora me ne basta uno solo. Quindi sostanzialmente controlli. L'altro lo lascio qua comunque se ti serve, dimmi. Con fire. Ah, con questo si vola, con questo si spara. E con questo si ferma. Perché questo è un Reds. Questa modalità. Ah, e voglio della vomitella. Ah, qua volete la vomitella. Allora, vediamo un attimo. Options. VR settings. Audio. Setting vomitella. Ah no, ma qua c'è la vomitella assicurata. Perché questa è una cosa in cui ci si muove. Vai. Quindi ragazzi, la vomitella è inclusa nell'area X, non vi preoccupate.
L'area 51 bis. Oh, oh. Quella in cui mettevano i mafiosi. L'area 51. Ma che qui li posso muovere? Ecco qua, vedete come il cazzo hanno sfruttato molto di più gli effetti particellari. Vabbè, perché questo gira su un computer che deve girare il VR, quindi non si deve andare. Vomitella per tutti! Vomitella, amici! Ci stanno le extension per avere la chat in VR, no? Sì, sì, solo che poi non la leggi perché è un macello. T'ho pure comprato un tool di 2 euro, dico. Oramai molti giochi lo integrano direttamente. Da qui mi devo anche muovere, quindi vedete che mi sto muovendo. Vedi la direzione in cui va il coso. Secondo me rompe un po' l'immersività, perché un rail rimane più... ti senti la musica, ti focalizzi, no? Vabbè, però... mia impressione, senza averlo provato. Posso fare così. Però in realtà, per come è fatto il livello, vedrai che io giro attorno a questo spiglio di palla. Mm-hmm. E succede la droga. Vabbè, quello perché è Rez, giustamente. L'importante è non rompere la specie di palla. Assorbo la palla, mi trasformo in un'altra palla. Come si vede fuori? Allora, c'è il solito problema che vedi un pezzo molto piccolo. Però no, si può bene. È un po' un 4 terzi, diciamo. No, neanche. Neanche, è proprio quadrato. Quello è proprio il... Vabbè, perché è metà di un... è più o meno metà di un 16 noni, no? Senza più o meno, metà di un 16, no? Metà di un 16. Italian streamers bock on VR. Allora, il titolone del replay che metteremo su... Grazie per l'estate di montagna sulle quali non ho sbattato da piccolo. Mi lodano per aver mangiato i conti. Ma davvero, ragazzi? Non ho capito. No, si stanno lamentando un po' della genetosi. È un 8 noni, esattamente. È un 8 noni. Mi sta dando veramente fastidio, ragazzi? Perché a me qua, guardando il monitor, non... Ma quanto sono belli questi particellari, voglio, in VR sono stupendi. No, comunque almeno prima la versione precedente, la versione normale, diciamo, in VR a me non è andato nessun fastidio più a zero. Sì, solo un attimo da un po' di. Cioè, di sensazione, la classica sensazione in VR quando sei in aria nel vuoto e guardi giù. Che comunque. No, a me non mi fanno cazzo, sono un po' divertiti, Perché lo sai che non è vero, è troppo troppo staccato. No, io ci pensavo peggio, ma non andava tanto fastidio, ragazzi, veramente. Che poi, diciamolo, se riuscite a mantenere un frame rate stabile, comunque, e una latenza stabile. A tutti quelli che dicono che più di 60 Hz è inutile perché tanto l'occhio umano non li vede, io li inviterei a giocare con un VR, con un visore VR locato a 60 Hz. Col catino, però. Quanto sono belle queste cose. Il full screen purtroppo. No, ma giù c'è. Me l'ero scordato. Figo, ma questi pezzi sono veramente. Questi particellari sospesi che gli danno queste finte strutture sono una bellezza avvicinante. Amici, siete tutti invitati a casa mia per giocare a Rez Infinite. Sì, che se vuoi è il contrario di Rez normale, no? Di Rez. Perché qui in Rez avevi un mondo che era solo linee, sostanzialmente senza nessuna texture. Sì. Qui è un mondo che è senza linee, solo particellari. Sì. Che esatto. È figo come cosa. Sì, ci sta. Ma questo coso che ti passa vicino, questa specie di turco che ti passa vicino è... Allora, 0R4 sta arrivando. Sta? Arrivando, ho detto che viene subito. Arriva? Arriva. Vieni. Ti mando l'indirizzo. Mamma santa, che bellezza. Oh! Ma guarda, si capota anche lui quando mi alzo, guarda. Oh. Me lo devo andare di qua. Stiamo dietro. Dice che porta le birre, vabbè, ma allora vieni. Grande! Anche se non le portavi, ma se porti pure le birre. Ci sono io per dirgli no, anche perché casa del Bellotta a me è cazzo anche perché casa del Bellotta è sempre aperta, no? Ah, ecco. Porto di mare. È un po' un porto di mare, basta che me lo dite, poi... Wow! Ok. Scusate il movimento rapido. Per l'Italia fa le corse, ma la linea della Svizzera a metà prezzo. Boh. Non ho capito. Dice che in Italia c'ha i treni a metà prezzo per alcune della Svizzera. Sì. Mi farebbe comodo, devo andare a Bologna a discutere la tesi. No, manipolato! A merda! Scusami. Me faccio dice male, che... stronzo. Il step successivo è un macro dollaro qualcosa che su
suppongo sia, beh sì, ok, variabile, eh? O un Gundam qualcos'altro. Oh, e qui c'è la palla alle discoteche. Ah, giustamente, tutto tranne Ginevra. Vabbè, però se è tutto tranne Ginevra, scusa, posso prendere il treno per Lausanne e poi prendo il treno per Lausanne. Beh, Ginevra perché gli devono rompere il cazzo, no? Vabbè, Ginevra perché c'è il treno figo. Ok. Vabbè, c'è il treno figo con Milano, figo. Che è High Speed Train. No, ma mica il T3, quello passa per le montagne, ma che speed, ma l'hai fatto? Quello è un ETR 650, bellotta, quest'anno fa 250 km all'ora. Ma nelle montagne? No, non lo fa perché in Svizzera non può, però... Ma tu, grazie, come te ne da Ferrari e ti lascio. Beh, però fa molto meno fermate rispetto al regionale, ho preso anche il regionale, vaffanculo, una volta. Io sono stato coinvolto in un incidente ferroviario un paio d'anni fa, senza conseguenze per nessuno, grazie a Dio. Ma che, davvero? Sì, non te l'avevo detto? No. Ero andato a Bologna per lavoro, stavo tornando a Ginevra. Stavo lì sul treno a lavorare, a un certo punto in una galleria prima del tunnel del Sempione. C'erano dei lavori, quindi il treno stava andando pianissimo, sente tipo pom, pom, pom! E poi il treno inchioda tipo malissimo. Io mi guardo con quella che stava seduta davanti a me tipo mi sa che qualcosa non va molto bene. E poi abbiamo capito che era successo, c'era una ruspa di quelle con piccoline, con col carrello ferroviario che stava lavorando sul binario a fianco. Non si sono capiti, non so, comunque invece che questa cosa stava con la penna sul che cedeva la sagoma che avrebbe dovuto avere, il treno mentre è passato l'ha presa piena, fortuna che andava piano, l'ha deragliata e poi la ruspa si è incastrata tutto al treno, quindi il treno è rimasto là bloccato. Fantastico. E quindi niente, siamo stati tipo 2-3 ore fermi in galleria, perché poi hanno dovuto organizzare un treno di soccorso dalla Svizzera che è venuto in retromarcia dalla galleria con i pompieri e tutto per farci scendere e passare sull'altro treno. È stato simpatico, sì. Mamma mia. Il tunnel del Grezzesso, ragazzi, è molto stretto e quindi ci sono una serie di prenotazioni da fare ed è molto gettonato perché al CERN è pieno italiani, quindi non. Gran non sasso. Sempre. Sì, il tunnel è quello del CERN al Gran Sasso. Sì. E quindi non sempre è molto stretto, si potrebbe dire che è quasi grande quanto la roccia. Scusate, amici, anche qui sto prendendo qualcosa, ma sono concentrato perché ovviamente sto boss potevi andare in giro attorno a sta palla e schiattargli tutte le micropalle che tieni addosso. E per Madonna che palle. Com'è? Madonna che palle. Madonna che palle. Ah, dici, basta non dire la bigliettina perché arriva. Che non sfizza io? No, no! Però devi trovare quali palle sono aperte, che ti aprono una alla volta, proprio come nella vita reale, no? Le palle. Quindi stai a aprire palle. Sto aprendo e palla. No, la grafica è veramente. Questa è... Però ecco, secondo me questa invecchia meno bene del wireframe. Però sto particellare, dai. Cioè questo particellare utilizzato proprio a bestia. Dai. Dove mi dire? Salve, sono un neutrino, vorrei un biglietto per l'accendere di particelle. Che poi per apprendersi l'esperimento è concluso ormai quella del Gran Sasso, quindi non... Ah, basta che mi avvicino, si hanno tutte le palle. Ma allora, avvicina di a ste palle mi conto un milione. L'ultima parte succedevano. Madonna santa! Oh Gesù! È vero, questa era una battaglia di mecha! Che figata! Ma è fighissima sta cosa! Sì, si erano quasi drogati pochissimo, hanno iniziato a prendere la roba ancora più buona perché hanno lasciato ormai il Giappone, dove è noto che comunque le droghe stanno un po' scarsi, con la chiappa li fanno anche due bolas e. Bella bra! Vai su, girati! Ah, devo vedere la dove ti stanno attaccando. Sì, sì, devo vedere dove ti stanno attaccando. Sì. Ma credo fa bene metterti qua sopra, non ci fai. Sembra i due robottini di porta, sono molto menando. Cioè come fai a prendere un gioco figo fragile per andare a prendere un figo fragile? Così. Madonna santa raga! In VR poi deve essere anche figo. Questi particellari che ti vengono. Ma faccio una bolla! Diciamo un po' un filo in meno di classe, ma comunque tanta neutreno. Neutreno. Il Mario, giustamente. Filo dell'internet, filo dell'internet. Stanno facendo i sottotitoli. Vabbè.
non dovrebbe. Bam! Esplode. Cassa dritta. Cassa drittona. Un botto dell'amore. Max! Max! Si accende tutto. Max power! E ora ancora più maronne. Ma questa era la fase esistenziale. In un gioco esistenziale, diciamo. No, prima c'era di Roberto, non c'era la cosa. Infatti sì, prima era poco esistenziale, molto Evangelion. Anche se Evangelion è molto esistenziale. Evangelion è molto esistenziale, abbastanza. Mamma palla! Poi c'è, cioè, quando l'unità prima va in stato di furia, diventa esistenziale. Aspetta, ma mi ha lanciato la palla. Io devo andare verso il palazzo, guarda qui, palazzo di cristallo. Che fico. Ma quanto sto storto? Ma si è spento tutto? Abbastanza. Intanto fa un po' mi entri dentro. Madonna che inquietanza, vai giù. Non avete proprio idea. Con la tizia là sopra. No, a vista che ci rimazza. Se prima che te l'hai il visore già sei arrivato a San Genito. Che inquietanza quella tizia lì dietro. Figa, arretro un po' comunque. Dice Tarion che secondo lui col sistema di puntamento di Macros Zero o Macros Plus sarebbe stato perfetto. Cos'è? Non lo conosco. Dice di darci un occhio, poi. Ma su che. Su che console è? Esatto. Su che piattaforma? Perché? Suppongo in VR però. VR? Sto parlando al cuore della tizia. Tra l'altro posso andare addosso alla tizia. Quanto sono belli i capelli così? Guarda. Ah, che lei pure qui si compone poco alla volta come nel finale dell'altro, giustamente. Ci sta. Ah, questo pezzo è bellissimo. La parte, cioè, la parte cantata è stupendo. Spero lo sentiate. Ah, è un anime, ok. Macros quindi, ok. Sì. Che vuol dire? Perché come puntano là? Cazzo, non lo so, come puntano. Come puntano in Macros? La musica è meno pizza. No, questa è più EDM, è un po' più moderno, vedi, tutti col drittone. Un po' meno jungle e meno techno ed è un po' più cassa dritta e parte cantata proprio. Tracciamento oculare, quello che è l'obiettivo. Mi pare di sì. Beh, già hanno fatto. Oculus ha fatto il tagging delle mani, quelle delle camere del Quest. Mi sa, c'è pure per. Come si chiama? Quest! No, il Quest è quello stand alone però. C'è anche quello da attaccare al computer. Il test. Mi sa che forse lo puoi fare pure con il. Ma l'Oculus il Quest puoi fare entrambe, puoi tenerlo pure attaccato. Sì, però l'altro è stato attaccato al computer, perché tutta la chiusa non c'è un po' di avanti. Veramente? Non è la stessa cosa. C'è il polipasso, no, la cosa fighissima del Quest è che lo prendi, te lo metti. Se vuoi giocare a giochi, puoi giocare standalone, non devi portare più niente. Non hai cavi, non hai nulla. Se vuoi giocare, non so, a Beat Saber che gira benissimo, a Super Hot, che è qua. Con premerete un po' più basso. Però. 90, no, questo è 90. Vabbè, l'index è 120. L'index è 120. Vorrei tantissimo. Magari. Anche perché scucia abbastanza, mi sa. Ho già scucito abbastanza per questo. Però vabbè, però ho comprato 30. No, 30. Ho comprato un trentesimo compleanno. Sì, sì, ero già qua. Tu sei andato a casetta, mi pare. Ero tornato a casetta per il mio compleanno e poi sono tornato. E dai, amico, bla, ho fatto la cazzata. Cioè, mi sono accattato il Vive. Vai, ho detto no, avevo 30 anni, ero disoccupato, ho detto vaffanculo, compro il Vive. Esattamente una scelta di vita proprio giustissima, come tutte le scelte di vita del Bellotta. Ricordiamolo, però si uscite solo. E quindi vaffanculo! Intanto scusa la Super Dima che se ne va, ma non penso. Ciao Super Dima, ma mo ci vediamo sto fatto a posto. E poi. Sappiamo dal cazzo. Intanto Iaci si domanda se forse servirà una censura, visto che la lista sta diventando sempre più. No, vabbè, a parte che gli spari con le zinne, quindi è molto bello. C'è un messaggio poetico, per dire le zinne non sono importanti, quindi li sparo giù. No, ma che censura? A parte che sono proprio le zinne. Ah, non è più. Ma va fa un book!
Ma dove ci facci ma sei arrivato tu? Questo sei tu che vuoi andare sulle zinne. Lo so, devo stare lontano dalle zinne, proprio come nella vita reale. Niente di male può succedere se sto lontano dalle zinne. Non sono così bello. Dai idee, te lo sei perso, sei arrivato tardi. Cos'era? No, che si che arriva solo adesso. Ah. Benvenuto, benvenuto. Attenzione, la ditta si trasforma. Caponate, le sparo ancora al cuore. Ramon, le escono uccelli dal cuore. Come a tutti. Perché a te non escono uccelli dal cuore? Però sta questo. Gli uccelli del cuore, per anche la famiglia serie, no? Appunto Zambagni ha qualche dubbio sulla filosofia dello stare lontano dalle zinne. Ma perché? No, Zambagni. E la tizia se ne va. Sì, Rez è un gran capolavoro. È una roba. È un gran capolavoro originale e devo dire che questa remaster in VR è... In VR? Vabbè, questa mo era l'aria 6, che è un'aria... Scusate, sto sboccando. No, non sbocchi. Creative Director, Red Infinite, Aria X, Creative Director, Tetsuya Mitsubishi, stato praticato perché qua puoi volare. Dove dare attraverso i critici. Ciao Moriarts! Ride! Di chi? Dello psicologo sul web, che se non ricordo male è Zero. È Zero! Ciao. Zero nuovo! Ciao Zero! Ciao psicologo sul web, benvenuti! Stiamo finendo di giocare a Red Infinite in VR ora. Scusatemi, io non mi vedo, non mi leggo, più giro la testa più mi viene da sboccare. Quindi grazie infinite per il ride, purtroppo siamo un po' in chiusura, quindi anzi, se avete suggerimenti su canali magari di Azione Catodica che possiamo raidare, possiamo raidare, cominciate a pensarci, perché qui abbiamo finito. Reds Infinite è sempre una figata, anche il Reds liscio, anche il Reds per 360 è tutto una... è tutta una figata, io sto per sboccare. Addirittura, no, no, è quando giro la testa ha un movimento strano per cui non mi segue, vedi? Ah! Brutto, sì. Vedi, cioè, giro la testa e mi segue fino a un certo punto. Che devi seguire lui, perché in realtà dovresti muoverti insieme a lui, insomma, queste fregnacce qua. Però diciamo che non è il massimo i controlli. Aspetta, puoi servire di niente. Oh, figa, cioè un gioco in cui anche i di coda sono così figli, non cazzo sì, i di coda sono particolarmente, dicono, cioè avessero dato questi titoli di coda come tech demo del VR, no? Sarebbe stato figo. Se premi a casaccio posso sentire comunque il clap, non so se sì. Prova a puntare. Sì. Oh, un applauso a Zero che si è laureato. Grande Zero, complimenti, congratulazioni. You are born again. Save your existence. Ora, ora deve fare l'esame di stato, perché gli esami non finiscono mai. Nice. Non so se sto guardando la parte giusta, credo di sì, è qui la telecamera. Sì, sì, più o meno. Dov'è? Romino. Che cerchi? Romino. È morto. No, no, è qua. Stavo girando la testa. Dottore del buco del culo. Affanculo. Congratulazioni. Benvenuto nel magico mondo della disoccupazione. E così dopo la laurea. Vabbè, parla per te. Che merchandise. Ah, io già c'avevo dove andare. Ti apre la... Pure io. Va bene. Allora, usciamo da Red Infinite. Togliamoci questo casco dell'infame. Sì. Oh no, la vita è molto più brutta senza il caschetto. Era così bello. Però è anche più fresco senza il caschetto. Qualsiasi. Allora, mi metto gli occhiali normali. La cut. Ups. Si era aperta la pagina web del coso. Grazie mille ancora per il ride. Mi dispiace che sei arrivati proprio a fine. Così, Bellotta sembra il professor X dentro Cerebro. Sì, in effetti è un po' così. Ma raga, Bellotta è il VR così. No, porca troia, voglio tenermi i capelli, Flavio, per cortesia. Oh, che casco è? Il Vive? Sì, quello è il Vive, assolutamente. Il Vive. Mamma il primo. Santa. Il Vive il primo, sì, HTC Vive, quello liscio con le cose. Mo penso che volevo giocare a... Ti volevo comprare i controller fighi? Volevo comprare i controller fighi per giocare a Half-Life Alyx.
che sfrutta i Knuckle. Quindi quasi quasi ti rimando a te in Francia, perché qua non li spediscono in Svizzera. No problema. Te li faccio arrivare e poi facciamo la live di Half-Life Alyx. Tra l'altro io mi schiatto sempre il VR talmente forte in testa, poi mi rimane il segno. Guardate qua che bellezza. Mannaggia, volevo mettere un poco di musica di Rez da farci sottofondo mentre ci salutiamo, ma Spotify ha deciso di non partire. Quindi facciamo così. Mettiamo Rez Infinite Original Soundtrack. Quindi mettiamo un po' di musichino sotto. E voi ora sentite tutto giusto. E niente, amici, allora vediamo un po' chi è in live. Ferrotigio di Sabrina. Grazie Ferrotigio, siamo in chiusura, grazie. Purtroppo abbiamo appena finito una serata a base di Rez Infinite e Rez Liscio sul Dreamcast. Ma siamo veramente stremari. Sei stati a Hogwarts, ma che bellezza. Ciao Ferrotigio, grazie infinite ancora per il ride. Quanto sei bello. Ci vediamo quest'anno alla TwitchCon, eh? Sì, perché c'hai già il simbolino. Quindi pensa, per forza ci vediamo alla TwitchCon. Manco io ce l'ho il simbolino. Guarda un po'. Allora, aspettate, abbasso un po' l'audio, che è altissimo, mi sta sparando le orecchie questo pezzo. È molto bello. Comunque grazie, grazie infinite. Grazie per il follow, Silver. Noi siamo un canale di retro gaming oggi. Lerigan, quanto sei bella. Anche Mr. Bonemesi, state tutti qua. Stavamo... siamo un canale di retro gaming, se non lo sapete. Facciamo giochi vecchi, roba bella. Oggi stavamo giocando Rez su Dreamcast. Vi prego, fate qualcosa, recuperatelo se vi piace. L'LSD e soprattutto i giochi belli, la musica bella, le lucette, il wireframe, il wifi, l'amicizia, no, il wifi, la VR, perché lo trovate su PS4 in versione PSVR, ed è uno dei giochi più belli che ci sono per questa fantastica tecnologia, sempre sottosfruttata. Nel frattempo sentite la musica sotto che tunza del gioco, perché eravamo veramente in chiusurona, visto che diciamo, la VR ci ha definitivamente spappolato il cervello. Anzi, chiedo pure a te Ferro G, hai qualche canale che possiamo raidare, così raidiamo tutti insieme? Che Nobispo, cioè. No vabbè, va, tutti qua, così. Sono... seguiteci la prossima volta, veramente con piacere vi aspettiamo. Purtroppo ora eravamo in super chiusura e stiamo veramente morendo. Allora, vediamo un po' chi c'è, vediamo se c'è qualcuno di Azione Catodica in live. Azione Catodica è il nostro team di... ah, c'è Luca Cat, che sta facendo Luca Cat? Asura Sbrat, bello! Bello, amici, ma allora Luca Cat, sostanzialmente. Allora, amici, facciamo così. Prima di tutto, del canale, bravo. Prima del canale. Prima di tutto, io vi auguro la buonanotte. Saluto gli amici del VOD di Twitch, che chiudo qui. Ciao, amici del VOD di Twitch. E della registrazione per YouTube. Ciao, amici di YouTube.